Ora si registrerà la conferenza. Bene, buongiorno a tutti. Cominciamo commissione alle 9:18. Procediamo con l'appello. Lumiera, presente. Giustetto. Presente. Bazzoni. Presente, buongiorno. De Marte, presente in aula. Briano. Briano, Locci lo sostituisce? Santoro. Santoro. E gentiluomo c'è? No, al momento non c'è nessuno. Ah, ecco, gentiluomo sostituisce Santoro? Grazie, Venturino. Presente, buongiorno. Buongiorno. Per la commissione tutti presenti. Passiamo ai presidenti o delegati. Malagrino. Malagrino non lo vedo. Coloris. Buongiorno. Sciaudone. No, non lo vedo. Arlenghi, questo collegato, sì. Arlenghi. Buongiorno, buongiorno Presidente. Buongiorno Bianchini. Buongiorno a tutti. Presidente. Castelli. Presidente, signor Presidente. Buongiorno. Como. Presenza, gentiluomo ha risposto prima, lo c'è anche Ruggero. Presente, collegato, so che sta arrivando. Rossa. Sto arrivando, Presidente, buongiorno. Buongiorno, presente. Presente, Rossa. Io avrei bisogno del giustificativo per il lavoro, l'ho scritto in chat, grazie. Spienti? Presente. Allora, abbiamo al primo punto dell'ordine del giorno approvazione verbali, abbiamo qualche verbale. Abbiamo due verbali, 17 ottobre inviato con mail al 22 ottobre, al 22 ottobre inviato con mail al 22, al 23 ottobre. Li mettiamo in votazione insieme, quindi approvazione verbali sedute precedenti, entrambi i verbali del 17 ottobre e del 22 ottobre. Lumiera favorevole, Giustetto favorevole. Bazzoni favorevole. De Marte. De Marte. Grazie. Locci che sostituisce Priano, favorevole. Gentiluomo che sostituisce Santoro, favorevole. E Venturino. Favorevole. Bene, grazie. Allora, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Gruppo AMAG, futuro del gruppo, situazione dipendenti, incontro e confronto con le maestranze sindacali. Io ringrazio e do il benvenuto appunto ai presenti e rappresentano i sindacati che hanno scritto ad AMAG e abbiamo qui in presenza per la CGIL Maria Iennaco, per la CISL Roberto Marengo, per la UIL Trasporti di Gregorio Gianni, per quanto riguarda la CGIL Francesca Boltan e Cavanna Stefano, quanto riguarda la CISL Francesco Tutone e Manola Schirinzi, per quanto riguarda UIL Trasporti Alessandro Porta e Panizza Vittorio. Spero di non aver dimenticato nessuno, altrimenti poi mi direte. Vi ringrazio per la presenza, per aver accolto il nostro invito. Questa commissione segue una serie di commissioni bilancio che si sono succedute nel tempo, durante le quali ci siamo confrontate sulla questioni che riguardano il gruppo AMAG, a partire dai bilanci, a seguire tutta la situazione all'interno quindi di AMAG, ovviamente riguardante il futuro di AMAG, ma all'interno di questo anche tutta la questione riguardante i dipendenti. E nell'ultima commissione bilancio è emersa la volontà appunto di incontrare, di invitare i sindacati qui oggi proprio per confrontarci
insieme a loro sulle preoccupazioni che ci sono al momento relative al gruppo Amaga, al futuro del gruppo Amaga, ma appunto soprattutto relative ai dipendenti. Abbiamo qui infatti una lettera che è stata inviata dai sindacati che ho nominato prima al gruppo Amaga, indirizzata al gruppo Amaga con la richiesta di chiarimenti. Detto questo, abbiamo qui in presenza anche l'ingegner Rava e l'assessore Raguzzi, che ringrazio per la disponibilità e per la presenza di oggi. Vi devo dire che quando è stata inviata la convocazione avevo ricevuto la comunicazione dell'assessore Perrone, che comunicava la sua assenza, e la comunicazione dell'ingegner Franzino, che comunicava appunto la sua assenza. L'ingegner Franzino ha poi scritto anche nei giorni precedenti, come vi ho comunicato, facendo presente la sua disponibilità a partecipare pur mantenendo l'impossibilità nella giornata di oggi, chiedendo se era possibile posticipare per darle la possibilità di partecipare oggi. Come ho spiegato, dato che avevo avuto il consenso unanime sulla giornata di oggi di tutti i sindacati, chiaramente veniva poi possibile posticiparla e cambiare la data. Quindi l'ho ringraziata per la disponibilità e le ho comunicato che appunto, fermo restando la commissione di oggi, sicuramente anche alla luce di quello che emergerà da questa commissione sarà utile e penso importante magari convocare un'ulteriore commissione nella giornata di giovedì, data la disponibilità della Presidente, magari per confrontarci anche lei, con lei. In ogni caso ringrazio l'ingegner Rava per la presenza di oggi, quindi direi che la giornata, la mattinata, diciamo, si fa come si suol dire, interessante, perché oltre a un confronto con i sindacati abbiamo quindi la parte politica e la parte aziendale con cui confrontarci. Dunque, come vi dicevo e come ho detto, diciamo, con le parti sindacali quando le ho invitate a partecipare, l'argomento di oggi è proprio la preoccupazione che emerge all'interno del gruppo Amag, soprattutto per quanto riguarda i dipendenti, alla luce anche della richiesta di chiarimenti che loro hanno fatto. Parlando con loro prima dell'inizio della commissione, ci siamo un po' confrontati sulle modalità operative della commissione di oggi e io lascerei quindi immediatamente la parola ai sindacati proprio per capire quali sono le loro preoccupazioni e aprire poi un confronto sia con la parte politica che con l'azienda, approfittando appunto della commissione bilancio. Detto questo, io però non so a chi lasciare la parola di voi che vuole cominciare per illustrare quali sono le questioni. Intanto CGL, CISL, UIL, Trasporti rappresentano Amag Ambiente, quindi gas e acqua, se non ho capito male. Dopodiché invece Francesca Voltan, Cavalla Stefano, sempre CGL, CISL, Francesco Tutone e Manola Schirinzi, e UIL Trasporti, Alessandro Porte, Panizza Vittorio, la parte trasporti come Amag Ambiente. È inverso? Perfetto, bellissimo. Ok. Comunque va bene, diciamo che abbiamo rappresentative, diciamo, entrambe le parti, quindi assolutamente ben rappresentate. A chi posso lasciare la parola? Prego. Se si vuole presentare. Ok. Se si vuole presentare. Ok, allora buongiorno a tutti. Io sono Alessandro Porta, sono il segretario della UIL Trasporti di Alessandria e nel settore, nel mio settore, io seguo l'igiene, anche l'igiene ambientale, quindi Amag Ambiente. Una piccola correzione rispetto all'elenco dei nominativi di prima, giusto per correttezza, perché si sta registrando: il collega Gianni Di Gregorio è il segretario generale della UIL CEM di Alessandria, quindi quindi segue il settore idrico e il settore gas, mentre la funzione pubblica della CGL in questo caso segue l'igiene ambientale, e questa è la collocazione delle presenze del sindacato. Allora, io volevo prima di tutto ringraziare la Presidente, la dottoressa Lumiera, per questo invito. È un invito che abbiamo accettato molto volentieri tutti quanti, lo dimostra il fatto che siamo tutti presenti nella giornata di oggi, abbiamo spostato i nostri impegni, perché riteniamo che qualsivoglia tipo di confronto sia utile e possa senz'altro chiarire, se è necessario, tutte le parti che ad oggi magari sono poco chiare a tutti, perché si leggono sui giornali piuttosto che sulle lettere che si fanno. Allora, io parlo di Amag Ambiente e mi limito ad Amag Ambiente. Amag Ambiente perché
i lavoratori sono stremati dalla situazione di AMAC Ambiente. Dico stremati perché la situazione nasce nel 2010, cioè non è una situazione di ieri mattina, sono 14 anni già quando era AMIO e quando si pensava di cedere il 67% delle quote di ex AMIO ai privati, che nasce il mal di pancia dei lavoratori, perché vedono il loro posto diventare assolutamente traballante rispetto a una situazione che prima dava una solidità. Dopo il 2010 siamo arrivati al fallimento di ex AMIO, siamo arrivati al passaggio dopo una lunga trafila ad AMAC Ambiente e i lavoratori in quell'occasione, dopo varie assemblee fatte con noi, sono stati costretti per questioni di bilancio, di soldi, di costo del lavoro dipendente, a cedere parte del loro stipendio. Sono stati cancellati tutti gli accordi di secondo livello, sono state azzerate le anzianità, ci hanno rimesso parecchi soldi. Questo lo dico perché in questo periodo si è detto più volte che il sindacato cerca in tutti i modi di andare a raggranellare dei soldi e mai si mette di fronte alla realtà dei fatti. Noi siamo andati noi a spiegare ai lavoratori dipendenti che per firmare un accordo per passare sotto AMAC Ambiente c'era l'obbligo di rinunciare a delle quote economiche. Questo l'abbiamo fatto noi e non l'ha fatto nessun altro. Si pensava a questo punto che questa azienda potesse essere rilanciata e quindi che ci fosse un serio piano d'impresa, che ci fosse una seria riorganizzazione interna e che quindi da tutto questo si potesse finalmente arrivare ad avere un'azienda sana e che potesse fare bene il proprio mestiere. Invece in questi anni non è praticamente accaduto nulla, si è continuato a lavorare sull'onda di improvvisazione, si è continuato a lavorare con la disponibilità massima dei lavoratori nonostante le difficoltà che poi andremo a elencare, e si è arrivati ad oggi dove la situazione è veramente al limite del sopportabile, sia come carico di lavoro, sia come organizzazione del lavoro, sia come attrezzature per lavorare. È chiaro che questa è un'azienda che non può lavorare senza soldi. Noi ci chiediamo, ad esempio, come mai non si riesca a veicolare la Tari sull'azienda. Perché se l'azienda produce e lavora per i cittadini per uno specifico scopo, tutto quello che pagano i cittadini per quella lavorazione dovrebbe andare a incrementare la possibilità dell'azienda di investire per il proprio futuro e per i propri lavoratori. Questo ci risulta che negli anni non sia quasi mai avvenuto, cioè all'azienda vengono date delle quote economiche, io dico quello che risulta a noi, poi vi correggete, ci mancherebbe altro, a noi non risulta che l'azienda abbia in gestione questa quantità economica, ma bensì riceva, a seconda delle necessità, ammesso che si possano coprire queste necessità, delle quantità economiche. E questo lo dimostra il fatto che l'azienda non ha, se non poca roba, mezzi suoi di proprietà, ha tutti i mezzi a noleggio che costano una barca di soldi e comunque non fanno di lei un'azienda sana, perché un'azienda che non ha il parco automezzi di proprietà è un'azienda che ovviamente non è sana e non può andare avanti tanto. Non riesce a fare manutenzione dei mezzi e quindi i lavoratori sono spesso costretti, come avete letto nelle lettere, a uscire con dei mezzi in condizioni non ottimali, dico questo per non dire altro, perché non mi sembra il caso, e lo fanno perché bisogna andare a lavorare e bisogna andare a fare il servizio. Questo ovviamente non funziona e non può funzionare, non va bene. Ci si chiede come mai negli ultimi anni non si è riusciti, visto che come ho detto prima i lavoratori vengono da una forte decurtazione dello stipendio, a garantire il pagamento del premio di risultato. Io ho letto sui giornali che il premio di risultato 2023 non è stato pagato perché siamo in mancanza di un accordo. Sì, è vero, non c'è un accordo sul 2023. Però vedete, di solito funziona che l'azienda nel 2022 comincia a pensare e ad accantonare delle quantità economiche a favore di una discussione che si doveva chiudere entro il 31 dicembre del 2022 o nei primi mesi del 2023 per andare a ragionare sul premio di risultato. E il premio di risultato, quando si fanno i tavoli, bisogna farli in due. Il sindacato da una parte e l'azienda dall'altra. Se noi non veniamo convocati, se noi facciamo delle forzature ma tutto sommato non si riesce ad avere i tavoli ma si rimandano nel tempo, quando ci si siede ci viene detto che non c'è un euro da mettere sui lavoratori, riesce difficile
arrivare a fare un accordo su un premio di risultato. Questo è successo nel 2023 e questo sta succedendo nel 2024, perché noi ad oggi non abbiamo notizie. Tenete presente che, ammesso e non concesso che ci sia qualcosa in pista oggi, il premio di risultato verrebbe tassato pieno anziché al 5% come vengono tassati i premi di risultato, quindi già avremo un serio problema rispetto al fatto che il lavoratore prende decisamente meno rispetto a quello che poteva prendere con un accordo preventivo fatto nei tempi e nei modi dovuti. Poi c'è un problema anche di, come posso dire, di valutazione del personale, nel senso che noi continuiamo a leggere che all'interno dell'azienda ci sono qualcosa come 40-50 inidonei. Beh, rispetto a una forza lavoro di 151 lavoratori è chiaro che 40-50 inidonei sono uno sproposito, questo è chiaro. Però bisogna analizzarla la cosa. Prima di tutto sono lavoratori che stanno lavorando all'interno dell'azienda, quindi non abbiamo dei lavoratori seduti, abbiamo dei lavoratori che lavorano, pur essendo inidonei. L'inidoneità è una prescrizione, può essere temporanea, può essere definitiva, e queste prescrizioni vanno lette. E poi vorrei ricordare a tutti quanti che il lavoro dell'operatore dell'igiene ambientale è un lavoro usurante, riconosciuto come tale, prova ne è che è riconosciuto a livello pensionistico, e quindi i lavoratori che oggi sono in questa azienda e l'anzianità dei lavoratori presenti è piuttosto elevata, sono lavoratori che negli anni hanno avuto e hanno attualmente delle grosse difficoltà alle ginocchia, alla colonna vertebrale e alle spalle, perché vi ricordo che salgono e scendono in continuazione da dei mezzi, perché vi ricordo che sollevano dei pesi, perché vi ricordo che l'organizzazione del lavoro prevede ancora ad oggi, perché siamo indietro, con l'aggiornamento dei mezzi, come vi dicevo prima, prevede ancora il movimento di alzare la spalla per andare a mettere dentro un cassone l'immondizia, e voi capite che, visto che le prove di sforzo nelle aziende le fanno apposta mettendo in crisi le articolazioni piuttosto che gli strumenti, in questo caso si rovinano le spalle. Quindi è normale che dopo tanti anni di lavoro i lavoratori abbiano delle prescrizioni, ma questo non significa che non possano lavorare. Significa che i lavoratori possono ricevere e trovare una collocazione comunque idonea alla prescrizione medica che gli è stata scritta dal medico. Si tratta semplicemente di valutarli, si tratta, se necessario, se il medico aziendale non è nelle condizioni di farlo, di mandarli in una struttura esterna, e si tratta semplicemente di rimetterli tranquillamente in produzione laddove ci fosse della difficoltà di collocamento. Questo diventa difficile, e mi collego a un altro discorso, se divento lungo ditemelo, mi fermo, diventa difficile nel momento in cui ci sono delle lavorazioni che possono essere effettuate anche da personale con delle prescrizioni, se io queste lavorazioni le do all'esterno. Cioè, noi è dall'anno scorso che continuiamo a opporci all'esternalizzazione delle lavorazioni e all'uso delle cooperative. Non ce ne vogliono le cooperative, ma prima si va a vedere chi c'è all'interno, perché ci sono dei dipendenti che già io pago. Poi, nel momento in cui io non riesco a sopperire ai flussi di lavoro o ai picchi di lavoro, allora mi vado ad attrezzare in maniera completamente diversa. Ma se posso, utilizzo il personale che ho all'interno, perché lo pago, perché è un costo vivo. Se io prendo, come l'anno scorso, una cooperativa, la provo per 3 mesi, e questa cooperativa oltretutto lavora in condizioni disumane, perché i mezzi erano parcheggiati su un suolo pubblico con i lavoratori che non potevano cambiarsi e che lavavano i mezzi ai distributori di benzina, con un rischio biologico altissimo, perché il lavoratore non può uscire dal posto di lavoro con gli abiti che ha utilizzato sul lavoro, e invece questi lo facevano, non possono lavare i mezzi in una struttura pubblica perché ci vogliono dei filtri che ovviamente il distributore di benzina vicino a Panorama non poteva avere, e di conseguenza facevano comunque un danno biologico anche alla città, e poi non si possono lasciare dei mezzi pieni di rifiuti in mezzo a una strada. Questa cosa noi l'abbiamo... ne abbiamo parlato in prefettura, noi abbiamo chiesto una convocazione, una delle tante convocazioni che abbiamo chiesto in prefettura, ci sono i verbali rispetto a questa cosa, è durata 3 mesi, si è interrotto questo tipo di rapporto, ma poi con l'anno nuovo è ricominciato. Come è ricominciato? È ricominciato ad esempio con la polizia intorno ai cassonetti. La polizia intorno ai cassonetti, come voi potete ben pensare,
Sì, intorno al cassonetto c'è un rifiuto che non è pesante e in ogni caso se fosse pesante basta chiamare all'interno e interviene un altro servizio interno. Un lavoratore anche con delle prescrizioni può andare a pulire intorno ai cassonetti se organizzato in un certo modo, come può andare tranquillamente a spazzare. Tenete presente, se qualcuno poi grida lo scandalo per il livello, che non è un problema di inquadramento. Perché? Perché il lavoratore, ammesso e non concesso che debba essere utilizzato in una mansione inferiore, comunque percepirà lo stipendio dell'inquadramento suo, perché questo è previsto. Quindi si tratta semplicemente in un'organizzazione... No, ci vuole guardato, poi ci guardo. In un'organizzazione del lavoro di evitare, in qualche modo, di andare a caricare dei costi che probabilmente si possono andare a strutturare in maniera completamente diversa. Aggiungo una cosa, tenete presente che tutte queste assegnazioni di lavori sono fatte in barba al tavolo sindacale, perché è previsto ed è obbligatorio che l'azienda chiami il sindacato al tavolo e informi il sindacato di tutte le variazioni, cosa che non è avvenuta, nonostante ci sia un verbale prefettizio che dice che si deve fare e costituire un tavolo tecnico ad hoc permanente per verificare tutte queste situazioni. C'è un'altra anomalia che è molto pesante, il fatto che le cooperative non applicano il contratto di licenza ambientale, e questo non è concesso, non si può fare. La cooperativa che va a lavorare per Amag Ambiente deve necessariamente pagare i propri dipendenti con il contratto di licenza ambientale. Voglio vedere se adesso i lavoratori, perché di queste cooperative dovessero in qualche modo decidere, perché lo possono fare, di fare un'avvertenza, voglio vedere cosa viene a costare questa cosa, perché tenete presente che sono inquadrati con il contratto di multiservizi, il contratto di multiservizi paga meno del contratto di igiene ambientale. Poi noi abbiamo chiesto in queste lettere, perché ci giungono delle voci, e noi dobbiamo, non possiamo stare ad ascoltare solo le voci, dobbiamo ovviamente chiedere all'azienda delle risposte, se sono state vagliate tutte le caratteristiche di queste cooperative, perché i lavoratori devono aver fatto dei corsi abilitanti, dei corsi sulla sicurezza, devono essere vestiti in un certo modo e devono trattare il materiale che trattano in un certo modo. Perché se voi andate in giro oggi vedrete che chi oggi fa la pulizia intorno ai cassonetti mette la roba che trova a terra dentro il cassone dell'organico, dentro il bidone dell'organico, lo aggancia e lo rovescia nel cassone, e non lo può fare. Perché lo fanno? Perché è più semplice. Mentre i nostri lavoratori ci sono spaccati le spalle, e queste cose vanno tenute nella loro considerazione. I lavoratori che vedono questi lavoratori che lavorano in modo completamente diverso si arrabbiano, perché fanno fatica, perché loro sono a rischio di infortunio mentre questi lavoratori cercano in tutti i modi di fare meno fatica. Io questo lo capisco, ma non funziona in questo modo. Funziona che il lavoro si fa come si deve fare e non si può sporcare il rifiuto mescolando l'umido con quello che trovi per terra, perché non funziona neanche così. Questo succede. Abbiamo anche contestato un'altra cosa, e noi ci siamo, abbiamo saputo che per risparmiare, e questo per la carità se lo può fare è legittimo che lo faccia, Amag Ambiente ha deciso che l'esposizione dei cassonetti d'ora in poi va a carico dei condomini. Parliamo di un lavoro che se non sbaglio, di un costo che se non sbaglio ad oggi gira intorno ai 500.000 euro, però poi verificatelo con esattezza. Sappiamo che c'è stata una riunione, un'assemblea fra l'azienda e gli amministratori di condominio. Ci si è presentati in questa riunione dicendo che c'è un progetto rispetto alla funzione che vi ho appena detto, per poi dire il progetto non ce lo dobbiamo ancora fare. Ma qual è secondo noi lo scandalo di questo tipo di operazione? Non è tanto che io in qualche modo, se lo posso fare, faccio pagare i condomini, che poi pagano i condomini che già pagano la Tari abbastanza, in maniera abbastanza salata, perché io abito in Alessandria e so quello che costa. Lo scandalo è che non può un'azienda che sta sul mercato dire agli amministratori: se non sapete cosa fare non vi preoccupate, vi diamo noi i nomi delle cooperative. No, non funziona così.
Se non sapete come fare, vi rivolgete a noi. Noi siamo l'azienda del territorio, magari ci mettiamo d'accordo, cerchiamo di fare un prezzo che stia sul mercato e magari vi veniamo anche incontro, ma il lavoro lo facciamo noi. Perché il lavoro lo portiamo a casa, il lavoro non lo diamo fuori. Questo è quello che sta succedendo. Poi ci mettiamo nelle mani di professionisti esterni che entrano in azienda come se fossero i padroni, perché questo è l'atteggiamento di qualcuno di questi professionisti. A noi viene detto che nessun lavoratore viene lasciato per strada, poi veniamo a sapere nei primi giorni di agosto, perché succedono sempre quando la gente è in ferie, che una delle proposte fatte, credo che l'abbia fatta Erika, è quella che i lavoratori dipendenti, quelli operativi di AMAG Ambiente, dovrebbero andare a lavorare sotto il privato. Quindi nella futura eventuale gara a doppio oggetto, il lavoratore operativo di AMAG Ambiente non rimane a carico del gruppo ma va sotto il privato. Beh, io non licenzio nessuno ma ne mando via parecchi. È un gioco che si può fare, è un gioco che non si può fare. Noi siamo intervenuti e devo dire che fra il nostro intervento e la posizione, direi abbastanza chiara e cristallina, del presidente del consorzio, ingegner Bressan, sembra, poi lo andremo a vedere quando vedremo i documenti scritti, che questa cosa sia stata tolta. Però noi non sappiamo niente, lo sappiamo per interposta persona. E anche questa è una cosa che non va bene. Quindi io vi invito a capire cosa significa per un lavoratore di quell'azienda avere continue notizie contrastanti rispetto al suo posto di lavoro, rispetto alla continuità della sua opera presso l'azienda nella quale sta lavorando oggi, come possa essere sereno mentre sta lavorando. E tenete presente, e finisco davvero, che è un periodo che per educare i lavoratori, perché questo ci è stato detto con questo tono, per educare i lavoratori partono a raffica le contestazioni, ma quelle più disparate, perché poi alla fine non riescono a conclamare, riescono a conclamarne poche, perché qualcuno sbaglia davvero, ci mancherebbe altro, lavorando si sbaglia e poi non siamo tutti uguali, però la stragrande maggioranza sono assolutamente inutili, perdiamo del tempo, facciamo arrabbiare i lavoratori e non andiamo a vedere in quella giornata lavorativa cosa ha fatto quel lavoratore che ha fatto il boia l'impiccato per portare a casa la pagnotta e per portare a casa la produttività per l'azienda, perché questo è quello che stanno facendo lì dentro. Si stanno spaccando la schiena, soprattutto gli operativi, non me ne vogliono gli amministrativi perché hanno un'altra mansione e fanno il loro mestiere e lo fanno anche bene, però quelli che sono veramente più oberati sono gli operativi, si stanno spaccando la schiena e ad oggi non capiscono e non riescono a capire quale sarà il loro futuro ed è 14 anni che non riescono a capirlo. Ecco perché sono arrabbiati. Grazie. Grazie. Direi che abbiamo iniziato con una disamina bella pesante, come posso dire, ma nel senso di interessante sulle argomentazioni che ha toccato. Qualcun altro di voi? Scusi, non vedo, sì, non la vedo. Prego, prego. No, deve accendere. No? Vuole venire qui? Prego, se non... No, più che altro perché il microfono serve per la registrazione più che per sentirci. Prego. Grazie. Ma allora, io sono Iennaco Maria e sono la segretaria della categoria della FILTEM CGL. Ma allora, guardate, provo a essere sintetica rispetto ai temi per i quali in realtà bisognerebbe stare qui delle ore per approfondirli bene. Però ecco, io penso che il problema più grande di questa azienda è che questa è un'azienda troppo politicizzata.
E lo è da anni, da anni. E da anni che noi lo diciamo anche. Perché la politica di questa città ha utilizzato questa azienda per troppo tempo ormai, come un bancomat. E come tutti i bancomat, se continui a prelevare senza fare degli investimenti, prima o poi il conto si azzera. Guardate, io penso, cioè la descrivo così, no, seguo Amag da un po' di anni e quindi per anni ci siamo sentiti dire da tutti quelli che arrivavano nel tempo che chi era arrivato prima, chi aveva gestito prima aveva fatto male. Noi ce lo sentiamo dire da troppo tempo questa cosa, perché alla fine si scarica sempre il barile su chi c'era prima e chi ha gestito. Ora, siccome il nostro focus naturalmente sono i lavoratori e le lavoratrici e il futuro di questa azienda, perché noi vogliamo capire il futuro, che cosa si intende fare per mettere in sicurezza quell'azienda lì, perché non ci è chiaro ancora, non ci è chiaro. Purtroppo questa è un'azienda che, siccome è troppo politicizzata, spesso i lavoratori e le lavoratrici, così come anche noi, leggiamo gli articoli di giornale che rendono ogni giorno complicato il lavoro di chi sta lì. Perché ogni giorno non capisce, no, dove si sta andando. Io penso che è un po' come la palla di neve, no, sul piano inclinato che precipita, la palla cresce e nel frattempo travolge, no? Ecco, penso che questa palla di neve abbia iniziato a crescere da quando è stata venduta Alegas. Da lì abbiamo iniziato la fase di declino, perché lì abbiamo venduto un primo pezzo. E oggi, a quanto pare, almeno da quello che ci è stato riferito, ci arriva che probabilmente si intende vendere un altro pezzo. Ecco, noi ci siamo sentiti dire in questi ultimi anni un sacco di cose. Ci siamo sentiti dire che i lavoratori sono in troppi e poi scopriamo che in realtà le selezioni non si sono mai chiuse. Quindi se ci dicono che sono in troppi, no, presumibilmente le selezioni si chiudono, perché se sono in troppi noi continuiamo ad assumere delle persone. Ci siamo sentiti dire che i lavoratori non erano in grado di fare il loro lavoro. Ecco, su questo io voglio essere chiara. L'ho detto a chi oggi rappresenta la società, l'abbiamo detto alla proprietà, cioè basta parlare male dei lavoratori e lavoratrici, basta, perché loro sono gli unici costanti nel tempo, le gestioni cambiano e i lavoratori sono sempre lì e portano avanti quell'azienda. Quindi bisogna avere anche rispetto delle lavoratrici e dei lavoratori. Quindi a noi ci è stato spiegato che probabilmente adesso ci sarà la fase della vendita delle reti, del gas. Questo ci preoccupa, perché come dicevo, il primo passaggio è stata la vendita di Algas, adesso si vendono le reti? Secondo passaggio, poi la parte dell'acqua, il gestore unico, lì c'è tutta una vertenza in piedi, c'è tutta una situazione che anche lì c'è un interrogativo enorme e gigantesco su quello che è il futuro. Quindi noi siamo preoccupate per le persone che lavorano in quell'azienda e siamo preoccupate perché vediamo tante idee confuse e vorremmo avere una certezza invece. Vorremmo poter andare all'interno di quell'azienda a dire questo è il percorso e questa è la gestione che si intende mettere in campo. Io in questi ultimi mesi mi sono sentita dire un sacco di cose spesso che non venivano confermate quelle precedenti. Quindi noi vorremmo anche mettere il focus sul fatto che questa è un'azienda di proprietà, no, del comune di Alessandria, e quindi a maggior ragione quando si fa ricorso a consulenti bisogna avere una oculata attenzione, no? Perché non è proprio banale fare questo tipo di attività, perché si parla di soldi pubblici.
Noi abbiamo come categoria del gasacqua fatto un comunicato stampa dove spieghiamo che per quello che ci riguarda, tutto quello che è la parte relativa alla gestione, per noi sono al completo, eh? C'è il presidente, l'amministratore delegato, gli amministratori delle singole società. Ma di quante persone ancora si ha bisogno per gestire un'azienda? Perché se ogni amministratore ha bisogno di un consulente, cioè c'è qualcosa che non va, perché io posso magari non essere completamente a conoscenza di una legislazione che sì, è complessa districarsi all'interno della normativa che regola le reti del gas e l'acqua, ma io sono una sindacalista, studio, ma mi aspetto da un dirigente messo lì che sappia di cosa sta parlando e non che si deve appoggiare ogni 3 secondi a un consulente. Quindi questo sicuramente è un tema, ma guardate, questo qui è un tema che, ripeto, da come ho iniziato e concludo il mio intervento, che ricorre negli anni. Basta adesso, basta. Se si dà un incarico a un amministratore delegato o a un consiglio di amministrazione, devono avere le competenze per poter gestire quella complessità di quell'azienda e non essere amici o parenti di. Grazie. Grazie. Qualcun altro? Prego. Dovrebbe funzionare il microfono. Ah, buongiorno a tutti, si sente? Sì. Allora, io non voglio tediarvi, un'integrazione abbastanza veloce. Io sono Francesca Voltan, segretaria generale Funzione Pubblica CGIL. Guardate, io, allora, i colleghi hanno già praticamente detto tutto, in particolar modo Alessandro Porta per quanto riguarda Magambiente, perché personalmente seguo questa azienda. Io oggi, come dire, non vorrei fare a voi un ulteriore elenco di tutte le problematiche e le criticità che hanno già elencato i colleghi. Io invece dalla riunione di oggi mi aspetterei di ricevere delle risposte, quindi non di elencare quelli che sono i problemi, perché mi sembrano abbastanza già chiari. Poi a mezzo stampa sono uscite anche le ultime cose che di fatto sono successe in questa azienda, assurde aggiungo io, ma sono successe, quindi anche la stampa talvolta arriva prima anche delle relazioni sindacali, quindi le leggiamo anche in tempo reale. Quindi io mi aspetterei nella riunione di oggi delle risposte da parte sia della politica, quindi l'amministrazione comunale, che da parte dell'azienda. Perché fare un elenco delle problematiche aiuta, però poi ci vogliono delle risposte, perché le risposte non le abbiamo mai. Tutte le criticità che i colleghi hanno elencato e che in tutte le riunioni, guardate, noi con Amag Ambiente e i colleghi con le altre Amag del gruppo, pensiamo di aver fatto tutte le riunioni possibili e immaginabili, con tutta la pazienza di questo mondo. Abbiamo fatto riunioni in prefettura, abbiamo fatto dei verbali, ovviamente puntualmente tutti disattesi. Quindi è arrivato il momento, come dire, di avere risposte concrete, e da lì vorremmo ripartire, perché diversamente dopo lo sciopero che abbiamo indetto come per il personale di Amagambiente, probabilmente le segnalazioni che abbiamo fatto anche agli enti competenti, in modo che intervengano in questa situazione, perché non so se è stato detto prima dal collega, io mi scuso, sono arrivata un po' in ritardo, ma abbiamo fatto delle segnalazioni sia all'Ispettorato del Lavoro che allo Spresa, perché qui c'è una situazione ormai, come dico io, un punto di non ritorno. Quindi bisogna che le istituzioni, e prima ancora forse la politica, avrebbe dovuto e debbano intervenire in questa situazione, perché veramente siamo in una situazione grave ormai, una situazione emergenziale per le cose che che i colleghi hanno detto. Quindi io mi aspetterei dalla politica capire che cosa hanno intenzione di fare di queste aziende, perché io non l'ho ancora capito, perché un anno e mezzo ci hanno portato a spasso dicendo che stavano preparando la gara a doppio oggetto per quanto riguarda Magambiente. Recentemente invece l'assessore Laguzzi in un incontro ci dice che invece hanno cambiato idea, che stanno valutando invece di mettere a gara a doppio oggetto Amag Reti Idriche, come diceva la collega, e quindi Amag Ambiente dovrebbe rimanere con la gestione in house. Peccato che sappiamo e conosciamo tutti i tempi di una gara di questo tipo,
e come dire, la maga ambiente molto probabilmente non arriva a vedere la luce, la fine di questa gara, per aspettare poi le risorse economiche per fare gli investimenti che da sempre ci promettono. Quindi ormai c'è l'urgenza di capire innanzitutto cosa si vuole fare di queste aziende, che piano industriale c'è, perché ad oggi non c'è stato presentato nulla, ogni volta si cambia prospettiva, quindi questo è già come dire, abbastanza allarmante. Se poi aggiungiamo tutte le cose che hanno detto prima i colleghi, potete, cioè ognuno di voi, immaginare in che situazione siamo. I lavoratori sono stanchi, sono stufi. Lo sciopero, noi diciamo, abbiamo detto, è ormai l'inizio, abbiamo aspettato forse fin troppo tempo per fare delle cose. Abbiamo dato mille possibilità come dire, di intervenire, abbiamo sempre dato la disponibilità, adesso però ci siamo come dire, anche un po' stancati di essere presi in giro. Quindi ripeto, io da questa riunione mi aspetto delle risposte chiare, sia dall'amministrazione comunale che dall'azienda. Diversamente valuteremo le ulteriori azioni da intraprendere. Grazie. Grazie. Qualcuno dei sindacati chiede la parola? L'assessore Raguzzi, sì, perché per una risposta in merito. Ma io non voglio togliere. No, sì. Faccio allora, solo una precisazione. L'assessore Raguzzi vuole solo fare una precisazione in merito a un intervento, poi lascio immediatamente la parola. Togliere. Solo una precisazione su una cosa che è stato poi nel collapsus. Io non ho mai parlato di gara a doppio oggetto su reti idriche, su reti gas, solo questo, no, lo specifico perché su ambiente poi al limite quando intervengo dopo specifico quello che è stato detto. Ok, grazie per la precisazione, poi le lascio poi la parola dopo per invece dare effettivamente poi delle risposte concrete laddove sarà possibile. Prego. Vuole venire qui anche lei? Perché mi sa che dietro non... Allora, Marengo Roberto della FEMCACIS di Alessandria. Io credo che gli interventi che mi hanno preceduto sono tutti interventi molto importanti e condivisibili. Porta ha illustrato una condizione molto drammatica, mi viene da dire, che corrisponde non solo al settore, ma la stessa cosa si rispecchia per quanto riguarda il settore del gasacqua. Condivido gli interventi che mi hanno preceduto. Io credo che dobbiamo essere onesti a sostenere che questa azienda è da troppi anni comunque che versa in una condizione economica estremamente difficile. E in tutto questo cosa è venuto a mancare a differenza di altre aziende? Un vero direttore industriale, una persona con le competenze, no? Senza interferenze esterne, che fosse in grado di gestire e rilanciare questa società, come avviene da altre parti. Noi ci troviamo ogni 4 anni ad avere un nuovo quadro dirigente, che poi se vediamo anche gli sviluppi degli ultimi anni, ogni 2 o 3 mesi, no, dopo che qualcuno viene nominato, si dimette, scappa, succede qualche cosa, e crediamo che questo sia un ulteriore elemento che ha portato questa società alle inefficienze di cui oggi tutti di cui tutti discutiamo. Siamo fortemente preoccupati per il futuro. Cioè, noi stiamo rendendo questa società come un carciofo, la stiamo sfogliando. Abbiamo parlato prima di Alegas, adesso di Retigas, c'è il problema dell'ambiente. E che cosa rimane di questa società? L'idrico all'interno della holding, dove siamo già tutti a conoscenza che quella struttura sarebbe sovradimensionata, e noi abbiamo un problema qua a continuare a spezzettare questa società, perché se no dopo che cosa succede? Quindi noi siamo contrari a ciò che sta venendo al tavolo, poi purtroppo è vero, oggi ti viene detta una cosa, domani te ne viene detta un'altra. Si parla di investire nell'economia green. Ma dove sono le risorse e le competenze all'interno di questo gruppo per sviluppare questo tipo di attività? Cioè, vogliamo veramente credere che queste parole siano la soluzione a riconvertire l'attività del gruppo o assorbire eventuali esuberi o a creare occupazione? Io credo che non è così. Vedete, veniva citata la società di consulenza.
Io inizialmente non mi sono scandalizzato del fatto che un'azienda si affidi a una società di consulenza. Mi scandalizzo quando questa società di consulenza sembra diventare la direzione aziendale. Perché io posso ricevere delle consulenze su materie specifiche, ma non che poi lo studio di consulenza, tra virgolette, diventa colui che governa l'azienda. Questo è compito aziendale. Quindi noi siamo preoccupati, abbiamo necessità di portare del lavoro dentro il gruppo AMAC, non di mandare fuori delle altre attività. Le condizioni dei mezzi purtroppo riguarda il problema di tutte le società. E poi non possiamo accettare, so che questo è meno rilevante da tutto il resto delle problematiche che abbiamo citato, ma anche lo scivolone di quest'ultimo periodo legato allo psicologo, all'intervista del lavoratore, che oramai è noto tutto. Ma è possibile che un'azienda degna di questo nome faccia questi scivoloni? Noi siamo stanchi, i lavoratori sono stanchi, stufi e preoccupati. E non dimentichiamoci che parliamo di un'ex azienda municipalizzata. È veramente imbarazzante trovarci in questo tipo di condizioni. Quindi mi unisco veramente alla richiesta che ha fatto la collega poc'anzi. Speriamo di uscire oggi di qua con delle cose concrete. Perché il libro dei sogni, cioè trovarci ogni volta che vai ad interloquire con una proprietà, e sembra veramente il libro dei sogni, no? Faremo questo, faremo quell'altro, e non si realizza niente di tutto ciò se non aggravare le condizioni di lavoro interne al gruppo AMAG, è una cosa che ci sta mettendo tutti seriamente in difficoltà. Vi ringrazio. Grazie. Prego. Grazie, io sono Francesco Tutone, FIT CISL Piemonte. Ma ovviamente non sto a ripetere le cose che hanno detto i colleghi e vi ringraziamo per l'appuntamento di oggi. È chiaro che non ci sono soluzioni facili a problemi difficili. Mi soffermerei però sul ruolo che ha avuto la politica, perché la collega giustamente prima diceva un'azienda troppo politicizzata, dall'altra parte abbiamo notato invece una assenza drammatica della politica. Noi l'anno scorso, quando ci siamo resi conto che c'erano le prime avvisaglie quando c'è stata propinata la soluzione della gara a doppio getto, immediatamente come organizzazioni sindacali, credo responsabili, abbiamo coinvolto la prefettura e avevamo costituito un tavolo permanente, prima sia Francesca Voltan che Alessandro Porta hanno spiegato, sto parlando di AMAG Ambiente, hanno parlato già di questa roba qui, però lo voglio spiegare meglio. Perché in quella occasione erano presenti l'assessore e il vice sindaco ed era un tavolo che vedeva presente anche l'amministrazione comunale, che più volte sollecitata da queste organizzazioni sindacali non abbiamo né visto né sentito. L'azienda ha proseguito imperterrita, faccio presente che questi lavoratori, premio di risultato 2023 e 2024 e perdita di potere d'acquisto per quelle famiglie, poi a volte ci si lava la bocca, sto per dire una cosa un po' brutta, però mi sembra un po' che ci si metta la fascia tricolore, si vada poi quando qualcuno si fa male, o visto che la questione della sicurezza è all'ordine del giorno, quando si arriva poi all'estremo che l'operaio muore, si applaudono gli operai morti e si prendono in giro quelli vivi. Allora questa roba qui deve assolutamente finire. Noi gradiremmo sapere, perché quando avevamo costituito quel tavolo, eravamo stati poi convocati in azienda, c'era anche comunque quella volta, l'unica volta, si era presentato anche qualcuno che rappresentava, che faceva le veci del comune, e c'era stato propinato anche un piccolo piano, perché c'era il problema del contratto di service tra AMAG Ambiente e la holding. Poi di quella roba lì si parlava di tanti soldi, 1.700.000, non c'è più stato detto nulla. Perché se parlavamo di quelle cifre, insomma, va bene che è un'azienda grande, però insomma quando si supera 1,5 milioni di euro era un po' di ossigeno. Quindi non solo questa roba qui non è andata in porto, ma i lavoratori ci hanno rimesso il premio. Continuiamo a chiedere le due operazioni di esternalizzazione, ma una domanda semplicissima: quanto sono costate?
perché siamo andati a vedere il bilancio, perché sono pubblici, quella roba lì è affogata nel bilancio e non ci viene detto quanto costa. Abbiamo paura che magari se si fossero evitati questi scivoloni, magari poi i lavoratori avrebbero avuto la retribuzione che giustamente si merita. L'altro aspetto, e l'ha detto bene Francesca, però mi sento di evidenziarlo. Carissimo Comune di Alessandria, guarda che hai un'azienda che non ha il contratto di servizio. La tua azienda non ha il contratto di servizio e prima o poi la sabbia nella clessidra finisce. Qui è intervenuta l'Agicom, quindi non il sindacato o l'opposizione o chi è al governo della città, è intervenuto un ente superiore nazionale che ha detto che Amag Ambiente non è a posto. L'ha detto al consorzio, c'era stata propinata la gara doppio oggetto, poi si vendeva Amag gas, reti, eccetera, e poi dopo si ritorna. Allora, su queste robe qui veramente, siamo ancora ieri mattina abbiamo fatto un'assemblea con i lavoratori e poi la cosa svilente è magari quando si sa che c'è un'assemblea o qualche giornata prima dello sciopero che si tenti in modo goffo, uso questo termine per non essere volgare, di chiamare i lavoratori per cercare di cambiare la trattativa. Veramente smettiamola. Smettiamola perché qui la macchina va spinta in salita. I lavoratori, se va male, pagano il loro prezzo, ma guardate che la città di Alessandria ha già pagato, i cittadini hanno già pagato, questo è un bene dei cittadini, è un'azienda che può dare risposte sul territorio, continuano a chiudere le aziende, poi si va lì, si fanno le fiaccolate, si fa tutto, però laddove il lavoro c'è, laddove si può creare occupazione sana, ci si gira dall'altra parte. Quindi su questo veramente facciamo un appello a tutta la politica di interessarsi veramente di queste materie e sappiate esattamente quali sono i tasti che bisogna toccare, non c'è bisogno che ve li diciamo noi, sono stati ampiamente detti questa mattina, li abbiamo capiti, quindi interveniamo perché il tempo è scaduto. Grazie. Grazie. Chiede qualcun altro la parola? Allora, brevemente, Gianni Di Gregorio, Wiltec, quindi categoria Gasacqua della UIL. Adesso i colleghi, per quanto riguarda la nostra parte, ma così come anche i colleghi dei trasporti, dell'ambiente, via dicendo, sono stati abbastanza chiari e hanno ben descritto le preoccupazioni e quella che è la situazione di AMA. Vabbè, noi abbiamo condiviso un comunicato stampa dove ci sono una serie di preoccupazioni, non sto a ripeterle. È chiaro che noi come sindacato rivendichiamo l'occupazione, una cosa ovvia, scontata. L'occupazione però dove le persone possano lavorare in serenità, con i mezzi e gli strumenti necessari per farlo, perché sennò si rischia anche di lavorare male se non hai i mezzi per lavorare bene. Ovviamente chiediamo chiarezza sul futuro di Amag, sul futuro dei suoi dipendenti. È un piano industriale che è chiaro che in questo momento manca. Questo per garantire l'occupazione ma anche i servizi per i cittadini. Non aggiungo altro perché tanto rischierei di ripetermi e recupero un po' il tempo che hanno utilizzato prima i colleghi. Grazie. Grazie, ci sono altri interventi? Dalle parti sindacali? Intanto io vi ringrazio per quanto ci avete detto sinora, per il vostro intervento, ancora per aver accolto il nostro invito. Direi che da quanto è emerso risulta più che chiaro che insomma, la commissione di oggi sia una commissione interessante e utile. Abbiamo fatto bene a convocarla proprio per aprire un confronto e ascoltare ciò che voi ci state rappresentando. Sicuramente emergono scenari dal punto di vista e domande su cui si vogliono delle risposte per i lavoratori, per le lavoratrici, per il futuro dell'azienda. Sono emerse anche diciamo,
situazioni riguardanti più nello specifico AMAG Ambiente, vi posso già dire che sarà oggetto di una prossima commissione anche l'invito al Presidente di AMAG Ambiente a essere qui proprio per magari confrontarci in merito. Abbiamo però oggi l'amministratore delegato di AMAG, quindi direi che le risposte, dato che abbiamo la parte politica e la parte aziendale, possono essere già date oggi, quantomeno delle prime risposte per un primo confronto, lasciando poi la parola ovviamente anche ai commissari della commissione, che poi sono quelli che hanno chiesto questa commissione, soprattutto la parte della minoranza che è preoccupata appunto per il futuro dell'azienda, ha chiesto con forza la convocazione della commissione di oggi. Quindi io lascerei la parola all'ingegner Rava, prego. Sì, intanto grazie e buongiorno. Direi che sono stati messi sul tavolo molti temi, di cui alcuni anche in questa commissione ne abbiamo già parlato già nelle scorse volte, fatto una fotografia un po' di quello che era il gruppo, di un po' delle situazioni. Non siamo mai entrati poi in quello che è il futuro, di quelle che sono un po' le previsioni, perché diciamo che c'era ancora tutto un lavoro work in progress per cercare di capire quelle che possono essere le soluzioni e le idee migliori per fare in modo che il gruppo possa andare avanti e possa proseguire la sua attività, magari andando anche su delle nuove linee di business come ci siamo già detti. E poi lascerò anche la parola all'assessore, perché su alcune questioni, come è stato anche detto, non sono poi solo scelte del management del gruppo, ma chiaramente l'azionista dà le sue indicazioni, e in questo periodo tutte quelle che sono le riflessioni che stiamo facendo sono fatte in strettissimo rapporto con l'assessore di rappresentanza, proprio perché dobbiamo scambiare delle idee necessarie per il futuro. Molto brevemente però volevo dare due dati, perché a volte per riuscire a capire dove andare bisogna sempre partire da dove si è e quali sono le situazioni a oggi. Il gruppo è un gruppo che in questo momento ha tutta una serie di criticità, alcune sono già state sottolineate, mezzi vecchi, attrezzature magari non idonee, che derivano tutta da una serie di situazioni derivanti dal passato, e quando parlo del passato non intendo gli ultimi 2, 3, 4 anni, ma da un passato anche più lungo, in cui tutta una serie di situazioni gestorie che si sono susseguite non hanno fatto sì che venissero fatti investimenti sulle reti e sui mezzi e sulle attrezzature. Questo perché? Perché partiamo da una situazione del gruppo in cui per molti anni c'è stato un aumento di quelli che sono stati i crediti scaduti, e quindi la mancanza di poi finanziare di liquidità all'interno del gruppo per fare le cose, che solo nell'ultimo periodo si è riusciti in qualche modo a recuperare. Come ho già detto altre volte, alla fine del 2022 avevamo circa 16 milioni di euro da recuperare. E questo chiaramente vuol dire che nel momento in cui tu hai 16 milioni di euro che sono fuori dalle tue casse, hai una limitata azione da un punto di vista delle possibilità finanziarie. E questo cosa comporta? Comporta che non puoi fare investimenti. Negli ultimi 10 anni gli investimenti sono stati assolutamente insufficienti in tutte le aziende, quindi AMAG Reti Idriche, AMAG Reti Gas e AMAG Ambiente. E non aver fatto gli investimenti, da una parte, ha portato ad avere condizioni lavorative magari non ottimali, come è stato segnalato prima, mezzi scadenti, mezzi che hanno delle problematiche. AMAG Ambiente, come sappiamo tutti, ha dei costi di manutenzione dei mezzi altissimi, perché questi mezzi sono vecchi, sono desueti e quindi hanno bisogno di tanta manutenzione. Per sopperire a questo si va sul mercato e si noleggiano i mezzi, che però hanno dei costi importanti. Il problema è che se uno non ha la possibilità finanziaria di poter acquistare dei nuovi mezzi, deve purtroppo cercare di fare il servizio nel miglior modo possibile, cercando di utilizzare quello che ha a disposizione. Però non aver fatto investimenti
ha permesso e ha creato la condizione di finire in un loop sostanzialmente, perché da una parte il non fare investimenti ha portato all'abbassamento delle tariffe. Voi tutti sapete che i mercati sui quali lavora il gruppo AMAC, quindi rifiuti, idrico e gas, sono mercati regolati da ARERA e non siamo noi che decidiamo e con le nostre azioni possiamo decidere di guadagnare di più facendo delle azioni di marketing, andando sul mercato, cercando di cercare altre modalità per poter portare dei ricavi in più all'azienda, ma i nostri ricavi sono ricavi che sono decisi da ARERA. ARERA decide i ricavi del settore rifiuti sulla base di tutte le caratteristiche del bacino, sulla base delle caratteristiche del tipo di raccolta, vengono stabilite le tariffe che poi è il comune, è il consorzio che va a ratificare andando a definire quella che sarà la TARI e quindi andando poi a definire quello che sarà l'introito di AMAG Ambiente in questo caso. AMAG Reti Idriche, idem, le tariffe sono decise in ambito di conferenza EGATO, dove vengono definite sulla base degli investimenti che le aziende che gestiscono il servizio vogliono fare, e poi è la conferenza dei sindaci che va a stabilire il tetto dell'aumento o del non aumento delle tariffe. Ultimo, gas, la tariffa viene decisa da ARERA, punto. ARERA, sulla base delle dichiarazioni annuali che noi mandiamo a novembre e a febbraio, dove andiamo a descrivere i tubi che abbiamo, andiamo a descrivere le cabine, la vetustà, gli interventi che facciamo, le fughe che vediamo, bla 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 bla, definisce quello che è il vincolo dei ricavi, il famoso URT. URT sostanzialmente ARERA ci dice: sapete cosa c'è? Sulla base delle caratteristiche che avete, voi quest'anno avrete ricavi per 5, 6, 7 milioni. Quindi noi non decidiamo nulla, mercato assolutamente regolato. È chiaro che più passa il tempo, più vecchi diventano i tubi, le strutture, meno manutenzione si fa e questo porta a decrescere delle tariffe. Faccio un esempio: Reti Gas dal 2019 al 2022 è passata da un vincolo dei ricavi di 6 milioni a un vincolo dei ricavi di 5 milioni. È stato perso un anno, 1 milione di euro in 3 anni, con gli stessi costi. E questo chiaramente comporta che il conto economico della società poi non ce la fa più. Idem per l'idrico, idem per AMAG Ambiente. Quindi il non fare investimenti chiaramente ha comportato questa situazione. Si è ricominciato a fare investimenti, soprattutto nel settore idrico, grazie ai fondi PNRR, che sono stati quelli che nell'anno 2022 il Ministero, il MIT, ha riconosciuto per poter fare tutta una serie di azioni di efficientamento della rete. E ora la problematica, perché poi a volte ho sentito prima che si può dire... A volte ci dite delle cose, altre volte ce ne dite delle altre, è vero. Questo capita perché purtroppo ultimamente stiamo vivendo un po' a cercare di risolvere anche le emergenze. Una tra le ultime emergenze che c'è è quella che il Ministero, questi fondi PNRR, ce li ha bloccati. Ce li ha bloccati perché? Perché a luglio il Ministero, il MIT, insieme, in combinato disposto con ARERA, ha detto se le concessioni sul lato 6 non sono conformi alla normativa, pertanto in via prudenziale blocchiamo quelli che sono i fondi PNRR fino a quando voi non ci direte come vorrete procedere per la creazione del gestore unico, e ci ha dato tempo grazie a una proroga. E qui, come ho detto l'altra volta e lo rifaccio, ringrazio veramente tutto l'arco costituzionale, perché tutti i deputati, assessori, consiglieri di tutti gli schieramenti politici si sono veramente messi in campo per farci dare una mano dal Ministero, ci hanno dato una proroga fino al 31/12/2024 per poter andare a dire come faremo il gestore unico. Però nel frattempo il Ministero ci tiene bloccati 3 milioni e mezzo di euro che noi abbiamo già speso, e nel frattempo, visto che questi 3 milioni e mezzo dovevano esserci restituiti ad agosto del 2024 e non ci sono stati restituiti, ma noi abbiamo proseguito i lavori, a fine dell'anno questi 3 milioni e mezzo diventeranno 7 milioni. 7 milioni che il gruppo deve anticipare per fare queste cose. Quindi, come vedete, ci sono purtroppo anche delle criticità oggettive che ci
portano a dover gestire delle emergenze, soprattutto a livello finanziario. Perché oggi, se noi guardiamo la situazione del gruppo da un punto di vista di conto economico, quindi di andamento del gruppo, siamo assolutamente soddisfatti, perché i primi sei mesi del 2024 ci hanno dato veramente un buon risultato. Da un punto di vista finanziario, grazie a tutta una serie di situazioni pregresse che si sono presentate, siamo un po' in difficoltà. Relativamente al personale, noi abbiamo cominciato a fare un'azione cercando di rispondere un po' a quelle che erano le esigenze del personale, visto che ci siamo resi conto che per molto tempo non era stata data la corretta e giusta attenzione al personale, quindi abbiamo cominciato a fare una serie di colloqui, ne abbiamo fatti con tutti i dipendenti per capire un po' qual era il clima aziendale e quindi per capire quali potevano essere le azioni che potevamo mettere in campo per cercare di migliorare la situazione, e abbiamo poi lanciato un piano di welfare aziendale proprio per cercare di andare incontro e quindi creare anche un qualcosa di positivo per le persone che lavorano all'interno del gruppo. Abbiamo riorganizzato tutta una serie di settori per cercare di renderli più efficienti e per soprattutto abbiamo iniziato un percorso nuovo di formazione del personale che per molti anni era stato abbandonato, e abbiamo soprattutto iniziato anche dei percorsi di carriera per tutta una serie di persone giovani all'interno che sono all'interno del gruppo, che non erano giustamente valorizzate per le loro qualità. E questo chiaramente è un primo passo, e con questo siamo consci che non si può risolvere tutto e siamo consci che non è tutto bellissimo. Abbiamo poi anche portato avanti con voi, con le organizzazioni sindacali, per quanto riguarda il gruppo AMAG, inteso AMAG S.p.A., AMAG Reti Idriche e AMAG Reti Gas, l'interlocuzione per il premio di risultato, e siamo riusciti a chiuderlo poco tempo fa, quello per il 2024, mentre su AMAG Ambiente ci sono state tutta una serie di ritardi e problematiche di cui io adesso, non essendo l'amministratore di AMAG Ambiente, non entro nel merito. Io l'unica cosa che posso dire è che in questi ultimi 20 giorni abbiamo fatto più riunioni con il presidente e Borbon proprio per cercare di andare a capire come poter superare questa situazione di stallo, e abbiamo, nell'ultima riunione che abbiamo avuto venerdì, abbiamo trovato una soluzione che poi il presidente vi porterà a conoscenza, per andare a riconoscere ai lavoratori di AMAG Ambiente il premio del 2023 e poi il premio del 2024. Non vi anticipo nulla, vi dico solo che però ci sono in campo tutti gli strumenti, e questo è stato possibile farlo alla luce di tutta una serie di azioni, soprattutto delle risultanze della semestrale 2024, che ci ha permesso di accantonare, di avere dei fondi per poter fare questa doppia operazione. Ripeto, poi ne parlerà direttamente il presidente, perché giustamente AMAG Ambiente ha un suo consiglio di amministrazione, quindi prima lui dovrà rendere dotti anche il consiglio di amministrazione e poi convocare le organizzazioni sindacali per parlare. Da un punto di vista del lavoro che è stato fatto, come vi dicevo, tutte le operazioni che abbiamo fatto di riduzione dei costi, di riorganizzazione, hanno portato a dei risparmi importanti, e soprattutto legati anche alle operazioni di recupero che abbiamo messo in campo, hanno fatto sì che le semestrali del 2024 siano assolutamente positive. Quindi ci aspettiamo che la situazione, il forecast alla fine dell'anno sia abbastanza buono. Ci sono però delle criticità. Allora, per quanto riguarda AMAG Ambiente, la gara a doppio oggetto, come sapete, sta andando avanti, come è stato detto anche prima.
La gara ha avuto dei tempi più lunghi perché non è semplice andare a predisporre una gara a doppio oggetto, perché ha tutta una serie di problematiche, tutta una serie di questioni tecniche che devono essere gestite. Siamo nella fase in cui la parte di tecnica e quindi il capitolato è sostanzialmente stato definito. Adesso gli avvocati sia del consorzio che di AMAG stanno lavorando sullo statuto e i patti parasociali, che sono gli elementi che andranno a definire come verrà gestita la società. L'unico dato chiaro, ma è sempre stato chiaro fin dall'inizio, è che tutti i lavoratori rimarranno all'interno di AMAG Ambiente. Questo io onestamente non so da dove sia uscita l'ipotesi che alcuni lavoratori passassero diciamo sotto il privato, perché questo è sempre stato un tema, che tutti i lavoratori rimarranno all'interno di AMAG Ambiente, che a quel punto AMAG Ambiente, al termine della gara, avrà un azionariato differente rispetto a quello attuale. Oggi l'azionariato di AMAG Ambiente è 80% AMAG S.p.A., 20% consorzio di bacino. Dopo la gara l'azionariato di AMAG Ambiente sarà 50% AMAG, 1% comuni e 49% probabilmente privato o la società che vincerà la gara. Quindi questo verrà, diciamo che è lo scenario verso il quale stiamo andando. Altro tema che è stato accennato è il tema di AMAG Reti Gas. Come vi ho detto prima, AMAG Reti Gas è la società più piccola del gruppo, che ha delle problematiche a livello proprio di conto economico. AMAG Reti Gas è già 2 anni che comincia a mangiare cassa, quindi è un EBITDA che comincia a perdere. E questo ve l'ho detto prima, legato al fatto che sono calate le tariffe, e quindi anche a fronte di investimenti fatti ora non si ha un ritorno e un miglioramento tale delle tariffe che permetta di avere un miglioramento del conto economico. Vi faccio un esempio: abbiamo fatto tutta una serie di analisi con persone specializzate che si occupano di questo campo, che se anche in un anno noi fossimo bravissimi e riuscissimo a fare 10 milioni di investimento, avremmo un ritorno in tariffa di 500.000 euro, che vorrebbe dire pagarsi giusto gli interessi dei finanziamenti che dovremmo fare per fare gli investimenti. Quindi sostanzialmente senza ritorno sul conto economico. Oltretutto, dal 2026 ARERA, che sta andando nella direzione di avere pochissimi distributori che gestiscano le reti a livello nazionale, questo è proprio l'input che dà ARERA, ed è l'input che, tant'è vero, ha portato Italgas oggi a fare azioni di acquisto di reti su tutto il territorio nazionale, e ultimamente ha comprato anche 2 reti gas. E ARERA sostanzialmente dice che dal 1 gennaio 2026, se oggi tu fai 1 euro di investimento ti viene riconosciuto 1 euro in tariffa, dal 1 gennaio 2026 se tu fai 1 euro di investimento ti verrà riconosciuto 0,60 in tariffa. Quindi questo vuol dire che se già oggi il conto economico non regge con un rapporto 1-1, con un rapporto 1-0,6 non reggerà più. Quindi quella società lì è destinata a continuare a mangiare cassa. Ed è per questo che anche andando dietro a quelle che sono le linee di indirizzo del Comune di Alessandria, che nelle linee di indirizzo che sono state approvate, nelle quali si dice apertura a partnership con privati, e poi dirà meglio l'assessore, l'idea è quella di bandire una gara a doppio oggetto proprio per andare a ricercare un partner che ci dia la possibilità di andare avanti, e quindi di fare in modo che la società possa procedere nel suo lavoro, e poi entrerà nel dettaglio l'assessore. Per quanto riguarda invece l'idrico, come vi dicevo, allora da una parte è rimasto questa situazione incompiuta, perché è dal 2018 che sappiamo che si debba andare verso il gestore unico, era stata creata poi la rete tra le 3 società che fanno parte del lato, e questa rete sostanzialmente ha funzionato per una parte, però a oggi ARERA e il Ministero ci dicono che
quanto fatto non è sufficiente perché si deve andare verso il gestore unico vero. Questo chiaramente comporta che le società dovranno sedersi intorno a un tavolo e capire come stare insieme. Non sarà un percorso che si fa in un minuto, ma è un percorso che sarà più lungo, e questo chiaramente dovrà passare tramite degli step, ed è per questo che adesso si sta ragionando su una società consortile che possa tenere dentro le tre società che fanno attualmente il servizio e per poi trasformarsi nel famoso gestore unico. Su questo ci sono tutta una serie di ragionamenti e di lavoro fatto a quattro mani anche con Egato, perché la normativa non è semplicissima e quindi non è proprio semplice definire quelle che sono le formule. È chiaro che in questo scenario, ed è stato citato prima, c'è un tema legato alla holding, perché oggi la holding è un'azienda che ha 61 dipendenti e quindi nel momento in cui ci dovessero essere delle società che cominciano a portarsi in pancia degli altri soci e la holding vivendo oggi solo del service delle società che stanno sotto, chiaramente potrebbe risentirne, perché potrebbe anche capitare che non riesca ad avere dei service sufficienti a coprire le spese. Pertanto è da qui che parte l'idea di cosa fare della holding, quindi come poterla fare stare sul mercato e come poter fare in modo che venga garantita l'occupazione dei dipendenti. E qui ci sono una serie di ragionamenti aperti, e quando si è detto prima sulle energie alternative come si fa? Ecco, come si fa? L'idea è che con la gara a doppio oggetto che vi dicevo prima del gas, che ha un certo valore, con le somme che Amag incamererà dalla vendita delle azioni di quella società, si pensa di fare tutta una serie di operazioni, quindi utilizzare una serie di risorse per aiutare Reti Idriche, che comunque è una situazione debitoria importante, aiutare anche Amag Ambiente nel percorso, perché comunque anche se entrerà un socio privato al 49%, Amag Ambiente dovrà fare degli investimenti nei prossimi anni per poter fare le cose, e invece una parte di risorse utilizzarle per le energie alternative, quindi per tutto ciò che sono le CER in capo alla capogruppo, e qui l'interlocuzione proprio anche col nostro socio è quella di cercare altri settori, altri affidamenti, altri settori di business che potrebbero essere conferiti in appalto, in house. Adesso poi qui si studieranno tutte le ipotesi possibili ad Amag, affinché possa garantire quel livello occupazionale che oggi è presente. Magari lascio la parola all'assessore se vuole aggiungere qualcosa. Grazie ingegnere, prego assessore, poi la parola ai commissari. Se vogliono prima, io faccio solo un cenno molto, molto breve, poi semmai interloquisco anche dopo gli interventi dei commissari, ma era solo per specificare alcune, appunto, quello che è stato menzionato, che poi sugli aspetti più prettamente gestionali, ovviamente poi entra in campo diciamo, gli amministratori dell'azienda, e sì, dalle diverse questioni che sono state sollevate, credo anche opportuno poi la presenza del presidente di Amag Ambiente in primis, perché insomma le molte questioni sollevate poi sono specifiche anche di quell'azienda. Noi come comune, adesso io qui lo rappresento, l'amministrazione, possiamo più che altro indicare quelli che sono e ricordare quelli che poi sono stati gli atti di indirizzo approvati durante il Consiglio Comunale del 26 giugno, che sono poi un po' il punto fermo da cui partire, poi eventualmente per discutere sui dettagli, su come mettere a terra eventualmente alcuni di questi punti. Ecco. Lo specifico perché appunto all'interno di quell'atto di indirizzo noi indicavamo la gara a doppio oggetto per Amag Ambiente con la cessione di una quota di minoranza, questo dovuto al fatto che appunto veniva da un
pregresso che è stato anche accennato, che poi era l'intervento della GCOM nell'estate del 2000, della GCM, cioè diciamo l'autorità garante, che interveniva per rilevare delle, diciamo, chiamiamole inadeguatezze dell'affidamento in house, la presenza del consorzio di bacino ancora nel capitale sociale dell'azienda e tutta una serie di questioni che andavano risolte. Il fatto, come veniva menzionato, che poi in una successiva riunione avvenuta qualche mese fa si fosse valutato, io avessi appunto menzionato il fatto di una valutazione che stava facendo l'azienda, perché il nuovo management subentrato aveva voluto prendere comunque del tempo per fare una valutazione alla quale di tipo aziendale, quindi a cui il socio di maggioranza stava prestando attenzione sull'eventuale, cosa ha fatto, che non era, era già stata in passato in parte valutata, fusione di Aral con Amagambiente per, come possibile alternativa alla gara a doppio oggetto. Ora, questo tema che è stato, questa posizione che è stata analizzata anche con cura, però è risultata allo stato dell'arte, allo stato attuale, non praticabile, non percorribile, perché Aral stessa, adesso non vorrei poi aprire un altro capitolo, ha una condizione, una situazione sommate a diverse cose. Allora, un tema della discarica da di Castelceriolo, un tema comunque di natura ambientale che può portare, come è venuto fuori, a una necessità, diciamo, di un intervento importante a livello proprio di investimento e quindi di bonifica o similare. Una situazione comunque, è vero, uscita da un concordato, ma ancora con una esposizione nei confronti dell'assemblea dei creditori che rende Aral un'azienda difficilmente bancabile, per non dire non bancabile allo stato attuale. Quindi questa serie di valutazioni che sono state approfondite hanno portato alla soluzione che la via della fusione tra Aral e Amagambiente non potesse comunque riportare a un'azienda che fosse bancabile indipendentemente. La prosecuzione sulla gara a doppio oggetto non impedisce ovviamente di pensare che la società possa, dalla parte diciamo di Amag, possa mettere, diciamo, compartecipare dell'investimento che da quello che sono stati i dati forniti dal consorzio di bacino dovrebbe essere un investimento complessivo che comunque cuberà quasi 20 milioni di euro, quindi investimento importante e corposo, che allo stato attuale la nostra azienda non è in grado di sostenere univocamente. Quindi la necessità di rispondere alle GCM, la necessità comunque di avere risorse per poter essere investite all'interno dell'azienda hanno portato alla scelta e a continuare poi sul percorso della gara a doppio oggetto. Una gara a doppio oggetto che comunque noi, come abbiamo chiaramente indicato nel nostro atto di indirizzo, vede la cessione di una quota di minoranza, vede comunque la creazione di una società mista. Anche qui io vorrei sottolineare la differenza tra una gara, diciamo, non so come definire, tout court, ad esempio come fu quella di Alegas, e invece una gara a doppio oggetto che quindi vincola il servizio, il socio privato a un determinato servizio, a una cessione di quote temporanea e quindi a quella che poi viene definita una società mista, che assolutamente, questo io lo sottolineo a conferma perché so che è stato oggetto anche di attenzione, diciamo, in queste settimane. Il comune anche si è espresso, il socio di maggioranza, diciamo così, in maniera molto netta sul fatto che il procedimento comunque veda i lavoratori essere comunque sempre sotto Amagambiente, che ovviamente diventerà una società mista, ma non sotto il partner privato che entrerà, quindi il datore di lavoro per dire, resterà Amagambiente. Su questo voglio diciamo essere molto chiaro e netto, perché anche il socio di maggioranza ha espresso una condizione assolutamente che non può essere messa in discussione. Quindi le valutazioni che ci sono state fatte su un ritorno alla possibilità di fusione di Aral e Amagambiente hanno portato però a queste valutazioni, e poi eventualmente se ci sarà la
necessità di approfondire anche poi la condizione e la situazione di Aral, perché poi è connessa inevitabilmente anche a questa scelta. Il tema su reti gas e reti idriche, anche qui io comunque rimando all'atto di indirizzo che ne avevamo provato, effettivamente noi già in quell'atto di indirizzo su reti gas avevamo inserito uno dei punti che era, benché non specificasse una, la tipologia di gara, avevamo parlato di una necessità di alleanze tra pubblico e privato, eventualmente anche con l'inserimento d'entrata di soci privati all'interno del capitale sociale di Retigas. Anche qui dovuto al fatto che, come fatto è stato in parte menzionato, no, e approfondito anche dall'amministratore delegato, la società ha comunque sofferto di una serie di mancati investimenti che hanno portato poi a un calo del VRT, quindi a un calo di fatto del fatturato, e anche subentra il fatto che a partire, mi sembra, la normativa RERA dal 2026, in tariffa sulle reti del gas verrà riconosciuto soltanto il 60% dell'investimento e non il totale. Questo ha portato. Poi aggiungiamoci, cosa non secondaria, il fatto che vabbè, questa è una condizione diffusa. Noi siamo in un regime di prorogazio su reti gas da diversi anni, una cosa diffusa, diciamo, in diversi, diciamo così, ATEM, e quindi non è una condizione specifica solo di Alessandro o di Amag, e anche questo è un tema che va prima o poi, deve trovare una necessaria soluzione, e quindi l'idea di andare verso una, anche in questo caso, gara a doppio oggetto, che possa quindi permettere l'entrata di risorse economiche da investire in reti gas, ma non solo, anche risorse economiche che possano poi essere investite all'interno di altri settori della, della stessa azienda. Faccio un esempio, fermo restando, abbiamo detto la gara su Amag Ambiente, c'è una differenza se nella gara su Amag Ambiente appunto Amag ha una capacità di risorse proprie per intervenire magari e compartecipare all'investimento magari per una quota che può essere il 50% dell'investimento, in cui una compartecipazione, invece in una condizione di gara in cui Amag arriva senza risorse proprie, quindi con un investimento tutto, diciamo, sbilanciato sul partner entrante, e questo capite che mette Amag in una condizione anche nettamente diversa. La costituzione anche della società Amag Ambiente successiva. Quindi l'idea anche di avere risorse in questa direzione, quindi di mettere a gara dei settori che si ritengono meno strategici per magari avere la possibilità, non magari per avere anche la necessità di investire su settori che si ritiene più strategici, è una scelta. Fermo restando che una tema che noi comunque abbiamo sempre sottolineato a più riprese, tutto quello che sarà comunque derivante da risorse economiche, quindi da gare a doppio oggetto che verranno eventualmente fatte e messe in campo su determinate controllate dell'azienda, saranno sempre reinvestite all'interno dell'azienda. Noi abbiamo sempre sottolineato questo punto, lo confermiamo. Non useremo mai risorse perché siano redistribuite come dividendi ai soci, cioè noi manterremo sempre l'idea che nel momento in cui un determinato, appunto, controllata magari viene messa a gara in parte, quello che si ricava è sempre perché venga reinvestito al fine di quindi potenziare l'azienda o comunque cercare asset che si ritengano più strategici. E su questo vengo all'ultimo punto, che sempre già nel nostro atto di indirizzo, devo dire in realtà in anticipo, non per puro caso, sia chiaro, rispetto a poi quello che sono stati gli interventi di Areremit successivi al richiamo sulla normativa del, diciamo, del gestore unico, e quindi sulla messa in discussione delle risorse PNRR e dell'affidamento tramite contratto di rete, o meglio degli affidamenti sull'ambito territoriale ottimale 6, appunto al cosiddetto atto 6 di cui noi facciamo parte. Già nell'atto di indirizzo noi indicavamo
la necessità del superamento del contratto di rete e la creazione del gestore unico. Io comprendo che a volte possa esserci l'osservazione, la lamentela che ci sia un percorso non chiaro, ma a parte su questi spero di aver più o meno chiarito anche alcuni punti, almeno semplicemente dal punto di vista poi strategico dei soci di maggioranza. Sul bacino idrico, sul sistema idrico integrato, il bacino del lato 6, purtroppo la situazione che si determina come non solo dipendente dalle scelte di AMAG, perché comunque, come si diceva, nell'attuale ambito territoriale ottomano in atto 6 sono presenti altri due gestori, di cui uno il consorzio di comuni riuniti e uno come gestione acqua che ha un peso economico paragonabile a quello di AMAG reti idriche. Quindi le scelte e quelle che sono le linee strategiche su questo settore è ovvio che dipendono in parte da quelle che sono i nostri indirizzi, in parte anche dagli indirizzi che arrivano e dalle scelte che arrivano da un altro gestore che comunque è presente sul territorio e con il quale noi abbiamo chiaramente indicato la necessità e anche quello che sta emergendo in Egato di andare verso una unità attraverso forme che possono essere anche fatte a step. Si stava adesso in questo momento, quello che sembra anche essere emerso ormai in maniera chiara dalla conferenza di Egato e dalle anche richieste che poi sono pervenute dal MIT, siano quello di andare verso un'evoluzione del contratto di rete, un superamento verso la società consortile. È ovvio che poi nell'inserimento di questo tema della società, la trasformazione in primo step della società consortile, si inserisce una discussione che noi dovremo portare avanti, anche una risoluzione in cui noi lavoreremo assieme nella conferenza di Egato per trovare la soluzione migliore, perché oltre a tutte le difficoltà territoriali, se vogliamo, di aggregazione, abbiamo anche una difficoltà in parte dovuta alla diversa natura delle due società e dei due affidamenti. Noi siamo, intendo noi adesso nel senso di Sistema Alessandria AMAG reti idriche, un affidamento in house, una società al 100% pubblica con un affidamento in house. Invece Gestione Acqua è una società che ha un affidamento di tipo, chiamiamolo così, misto, nel senso che ha una società che, siccome vi è la compartecipazione di reti all'interno della capogruppo, allora rende la natura, per quanto capitale sociale privato sia assolutamente di netta minoranza, però comunque rende la natura di quell'affidamento diverso, e quindi far collimare le due cose, farle evolvere verso una nuova forma di affidamento è qualcosa che richiede anche comunque un lavoro di tipo giuridico in un certo senso, che si sta risolvendo e si sta poi sviluppando all'interno di Egato 6. Quindi io iniziavo solo con questo intervento per chiarire comunque uno schema strategico e anche magari specificare quelle che sono state negli ultimi mesi le osservazioni e gli approfondimenti che comunque il nuovo management aveva voluto, di AMAG aveva voluto fare, sempre sulla questione della fusione eventuale, chiamiamola così, tra ARAL e AMAG Ambiente. Per il resto poi questo, se vogliamo un commento più politico, è ovvio che noi siamo assolutamente, anche su questo chiariamo in modo tale da evitare fraintendimenti, assolutamente tutta la nostra azione, come parte politica, quindi come soci di maggioranza, è quella sempre, comunque vi posso assicurare, non c'è giorno in cui non si riflette, ma davvero, sul fatto che di trovare delle strategie future per dare solidità al gruppo alle condizioni date, perché comunque questo, non che uno voglia, c'è un'evoluzione storica che porta a un certo punto alle condizioni date per garantire il futuro dei lavoratori, eventualmente anche non solo, perché quello che è stato sottolineato spesso, AMAG avrebbe addirittura la necessità probabilmente di ampliare la propria forza lavoro, investire su un capitale sicuramente umano anche rinnovato, ma questo c'è sicuramente, non,
c'è nessuna volontà da parte del socio di maggioranza di ignorare questo tema, tutt'altro, la sensibilità politica c'è pienamente, la volontà di cercare di trovare tutte le soluzioni possibili per dare un futuro in questa direzione c'è altrettanto. Quindi in questo sono pienamente, quindi anch'io sono molto, diciamo, credo molto utile, diciamo, la commissione di oggi, il confronto con le parti sindacali, che è essenziale in questo passaggio, e se ci sono stati in queste settimane, in questi mesi, delle situazioni poco chiare e con l'azienda, eventualmente io mi assumo poi le responsabilità per quelle che sono le mie competenze come diciamo rappresentante della proprietà, superiamole, lavoriamo assolutamente in questa direzione, perché per quanto ci riguarda il dialogo con le parti sindacali è un punto assolutamente fondamentale, e non, io ritengo poi anche per ragioni, diciamo così, al di là del ruolo istituzionale che uno riveste, ma per il ruolo politico, diciamo per diciamo una visione politica che uno ha della società, ritengo che le parti sindacali siano essenziali all'interno della costruzione anche dei processi aziendali, e posso assicurare questo che dico non è soltanto, diciamo, una retorica, quindi approfondiamo sicuramente, e se dobbiamo intensificare il dialogo che eventualmente è mancato, io mi assumo eventualmente, quando sono stato chiamato io ho sempre cercato di rispondere, ma esplicitamente sono pronto anche a assumermi delle responsabilità personalmente, nel senso nel ruolo che ho, se ci sono state delle mancanze. Grazie all'ingegner Rava e all'assessore Raguzzi per i loro interventi. Io adesso vorrei dare la parola ai commissari. Chiesto De Marte, Locci, Spinti, prego, Rogero. Intanto buongiorno a tutti, naturalmente rappresentanze sindacale che dimostrano praticamente oggi quello che è la situazione della nostra holding, che era una situazione, mi pare che tutti nei tempi passati volevano andare a far ricoprire alcuni ruoli importanti. Oggi vedo che in 2 anni e mezzo c'è stata una carrellata praticamente di personaggi che sono entrati e sono usciti, e magari portandosi via anche la borsa sotto l'ascella di buone uscite così sostanziosi. Si è parlato di tante cose e ne sono un po', devo dire che sono contento di questa, avevo altri 2 impegni stamattina, li ho disdetti proprio per stare qui a sentire, mi scuso perché anche nelle vostre manifestazioni purtroppo ci sono degli impegni che non si può derogarle, e non sono stato presente, ma volevo essere con voi a manifestare le vostre criticità nella holding, quindi mi dispiace di questo. Abbiamo parlato di tante cose, ma io vorrei citare l'ultima prima che mi dimentico, la questione dell'assessore, la parte politica, se ascolto, dice io, noi per il personale figure, noi siamo a tutelare il personale, però non gli diamo gli strumenti per tutelare il personale, perché poi è così in sintesi. Allora bisognerebbe dare gli strumenti per tutelare il personale e poi dire garantiamo che il personale rimanga lì e rimanga. Una cosa che mi è parso anche un po' fuori luogo, assessore, il personale rimane nella AMAG ambiente, tutto il personale rimane. Bisogna dichiararle queste cose, ma bisogna anche farle, cioè non è che bisogna pensare che oggi o domani poi cambiano le situazioni e non si possa fare. La riorganizzazione del lavoro significa tanto, significa molto, perché noi nel momento in cui abbiamo delle criticità interne andiamo a sopperire questa criticità con praticamente chiamare una cooperativa esterna, quando il lavoro si può fare all'interno. Questa non è organizzazione, secondo il mio modesto parere, non è organizzazione questa. Questa è penalizzare ancora un pochettino l'azienda. Quindi il mio pensiero è puramente questo. Rispetto ai dipendenti, ho sentito forse la signorina Maria, la signora Maria, che il rispetto dei dipendenti, bisogna avere rispetto per coloro i quali lavorano.
ma bisogna avere rispetto in tutti i sensi, no? Perché poi ci sono alcuni che, come diceva Alessandro, sono anche portatori di qualche handicap, ma dovuto al lavoro, e quindi bisogna riconoscergli un'occupazione degna e con soddisfazione di poter andare avanti ancora a lavorare e lavorare onestamente. Io sono veramente amareggiato perché è la prima volta che succede che il sindacato, qualunque sindacato che rappresenta l'azienda, manifesta un pochettino questi malumori all'interno dell'azienda stessa, perché non mi pare mai che ci sia stata la storia che stiamo vivendo in questo momento. Mi sembra alquanto strano che l'ingegner Rava, fino all'ultima commissione che abbiamo fatto, ha detto no, noi con i sindacati siamo a posto perché facciamo ogni settimana facciamo delle riunioni. E voi oggi siete qui a manifestare questo malcontento. Io sono stupefatto. Ho la maglietta con le maniche lunghe perché sennò vi facevo vedere che mi vengono i brividi solo al pensiero in che situazione poi vi trovate. A rappresentare degli operai, a rappresentare delle persone che oggi sono praticamente vivono in questo malcontento. Qualcuno mi dice che la politica deve dare risposta. Io faccio politica, io vorrei darvi una risposta. Ma sapete quante volte abbiamo fatto delle commissioni lamentando quello che voi state manifestando adesso? Una vita e 2 anni che diciamo queste cose. State attenti, il fiore all'occhiello, la holding praticamente che tutti gli amministratori vorrebbero andare a ricoprire dei ruoli, sono andate via 3 o 4 amministratori delegati, 5, non lo so, poi c'è questa che, voglio dire, ma è una situazione che voglio dire mai verificata nella città di Alessandria, mai in nessuna epoca. Io mi auguro che oggi ci sono 2 rappresentanti lodevoli della maggioranza che diano delle risposte, che possono dare delle risposte, anzi vorrei proprio stimolare a dare delle risposte. Pensiamo che è una cosa che si trascina negli anni, ma un buon amministratore io penso che possa anche convertire anche la tendenza. Io mi ricordo che nella scorsa legislatura, per esempio, c'era Aral che aveva i documenti e il fallimento di Aral era in tribunale. È stato messo un dirigente lì che in 3 anni oggi ha portato la holding che praticamente tutti vogliono andare all'Aral perché oggi c'è del buono da mordere. Ma non è così che bisogna lavorare. È pur vero che quando c'è un management che riesce a fare della progettazione si ritrova praticamente alla fine del mandato magari con degli utili. Io ricordo che in tempi passati c'erano degli utili che il comune ne poteva avere anche vantaggio degli utili oltre agli investimenti che venivano fatti. Voi pensate, ero nel comitato di indirizzo della rete idriche. Io ricordo che si è acceso un mutuo di 25 milioni di euro per poter fare degli innovamenti, tra l'altro delle opere anche abbastanza corpose, no? Io ricordo il recupero dell'acquedotto del Molinetto, occupava quasi 9 milioni di euro. Qualcuno pensava che era meglio recuperare quell'impianto praticamente di Predosa, non capisco perché a Predosa, che noi viviamo in Alessandria, bisognava fare quello di Predosa. Ebbene, quei 25 milioni oggi solo pagare gli interessi si è ridotto a quei 25 milioni si sono ridotti a 15 milioni di euro, ma sapete perché? Perché tutti gli anni paghiamo gli interessi e questi interessi si mangiano il capitale, non abbiamo lungimiranza di quello che dobbiamo fare. E vorrei che qualcuno mi smentisse. Lei ride, ingegner Rava, ma vorrei che mi dicesse con della documentazione. E le cooperative sociali oggi intervengono in ogni cosa. Io penso che ci sarà anche quello che raccoglie anche il cartone, che è una cooperativa sociale. Ma se ci sono delle persone dedicate al lavoro che fanno questo all'interno dell'azienda, dobbiamo utilizzare, perdonatemi, cesismo, utilizzare non è una parola giusta, però ecco, dare possibilità all'interno di sviluppare alcune cose. La tranquillità e la serenità che ci hanno dato in queste commissioni il management
della holding. Io non riesco a capire oggi dove c'è. Io non so che scuse possono trovare di fronte a una realtà di questo tipo. Perdonatemi l'enfasi, ma io la sento come mia, perché la questione dell'AMAG, ci sono molte persone che lavorano e che lavorano onestamente e che io li conosco e si fanno un culo così tutti i giorni, e avere delle situazioni così di insoddisfazione, di insicurezza è troppo, è assai. Forse veramente la politica deve dare delle risposte. Vorrei parlare di tante altre cose, ma vedo che la giornata è lunga, quindi lascio spazio anche ai miei colleghi. Locci, prego. Grazie Presidente per avermi dato la parola. Ringrazio tutti i rappresentanti sindacali che oggi, numerosi, penso non manchi nessuno, sono qua presenti, anche perché molto del lavoro che noi facciamo, che dovremmo fare come amministratori, quindi il lavoro di indirizzo, ma come minoranza parlo in particolare anche del lavoro di controllo che compete in particolar modo alle minoranze, lo facciamo anche grazie poi a quella che è la vostra attività e quindi al rapporto ovviamente privilegiato che avete con i lavoratori e che vi permette di sottolineare delle criticità che magari a noi non arrivano all'orecchio o che arrivano in maniera frammentata. Dico questo anche perché l'approfondimento che è iniziato su quella che è la situazione in AMAG Holding e nelle partecipate, devo dire personalmente con maggior motivazione e maggior tempo dedicato, ho iniziato a farlo quando ho letto una prima lettera firmata dalle sigle sindacali in cui si rilevava un clima all'interno dell'azienda particolarmente grave, in particolar modo rispetto all'atteggiamento che questi consulenti avevano con i lavoratori. Molte cose erano già state segnalate, ma messo nero su bianco, firmato da tutti i sindacati, chiaramente dava un altro peso. E mi ricordo, per aver semplicemente riportato, peraltro citando ciò che dicevano i sindacati, l'azienda ha minacciato di querelarmi perché si diceva che dicevo il falso, ma in realtà io quando dico qualcosa lo dico solo se sono certo. Da lì è iniziato un lavoro di approfondimento e in questi mesi, man mano che venivano sollevate delle questioni, ciò che prima l'azienda dichiarava non essere vero, poi diventava, ma forse qualche volta, poi cominciava a essere, sì, forse avete ragione, quindi arriva sempre dopo ad ammettere qualcosa che io invece ritengo sarebbe più saggio riconoscere subito. Quando ci sono delle criticità, se queste si riconoscono, si può discutere delle soluzioni. Se invece l'atteggiamento che viene preso dall'azienda in particolare, ma anche dall'amministrazione in molti casi, è quello di provare a nascondere o giustificare, non si fa un buon lavoro né per i lavoratori né per i cittadini che ovviamente usufruiscono dei servizi. E i servizi non possono essere fatti con la stessa qualità se insomma, chi svolge il lavoro non ha le motivazioni, non ha la serenità per fare questo lavoro nel migliore dei modi. E ho sentito dire che uno dei problemi è quello della troppa politica all'interno di queste aziende partecipate. Io direi piuttosto invece poca politica e forse negli anni troppi politici, che è diverso, perché credo che la politica serve meno l'attività di singoli esponenti che magari cercano di condizionare fuori da qualsiasi strategia, da qualsiasi atto politico di indirizzo, invece quello servirebbe alle aziende. E purtroppo questo è ciò che veramente è mancato. La responsabilità possiamo distribuirla, se volete, anche nel corso delle amministrazioni. Negli ultimi 12 anni ci sono stati per 9 anni amministratori di centrosinistra all'interno delle aziende, per 3 anni amministratori di centrodestra, quindi c'è in qualche modo diverse componenti di responsabilità. Quello che io ritengo mancare sono degli atti di indirizzo chiari, un piano industriale chiaro all'interno delle aziende, in particolare di AMAG Holding, e questo viene
non solo viene a mancare, ma i segnali che l'amministrazione manda sono segnali in qualche modo contraddittori uno con l'altro, perché a volte si dice qualcosa, poi si torna indietro su quelle scelte, poi si danno altri indirizzi, cioè quei pochi atti di indirizzo che sono stati prodotti dall'amministrazione spesso sono contraddittori rispetto alle stesse scelte che vengono fatte in azienda, e questo credo che crei confusione. Ma la stessa confusione io l'ho vista anche nel rapporto che c'è tra i consulenti, ovvero, diciamolo con un concetto allargato, la famiglia Zordan a questo punto, e l'azienda, che quando erano qua presenti lo stesso Giancarlo Zordan diceva cose che poi l'azienda in realtà sosteneva in maniera opposta. Quindi io non capisco come mai ci si è affidati a dei consulenti con gli atteggiamenti che hanno all'interno dell'azienda, spesso insomma verbalmente violenti, ora dico violenti, ma verbalmente violenti rispetto ai lavoratori, con modi da amministratori più che da consulenti nel prendere le decisioni, nel dare indicazioni, nel richiamare i lavoratori. Questi stessi consulenti da voi scelti vengono qua, dicono delle cose che poi si contraddicono. Ad esempio, hanno parlato della necessità di concentrare il personale tutto in holding in maniera tale da poter avere un efficientamento, parlo del personale amministrativo, poi vedo che continua ad esserci trasferimento di personale amministrativo, ad esempio in Amag Ambiente, dove invece si dice che questo personale amministrativo non serve perché è troppo preponderante rispetto a quello operativo, e quindi di nuovo ci si contraddice rispetto a quelle che sono le esigenze che vengono segnalate. Beh, dove si pensa di andare nel momento in cui non è chiara la bussola? Cioè, non è chiara la bussola a noi che siamo la parte politica e quindi siamo qua a discutere gli atti di indirizzo, pensiamo come possa essere chiara agli amministratori delle aziende controllate e ai lavoratori, che non hanno idea di quello che succederà domani, che vengono a prendere le cose magari dai giornali, che un giorno si svegliano e c'è magari un atto della giunta che dice una cosa completamente diversa rispetto a quello che si pensava. Anche l'atto di indirizzo sulla gestione dei rifiuti, l'importanza che la politica dia delle indicazioni passa anche dal condividere queste indicazioni. Un atto di giunta che è stato prodotto, portato in consiglio nel giro di una settimana senza alcuna possibilità di discutere, cioè qualcosa che è strategico rispetto poi alla vita delle aziende, è qualcosa che impegnerà, ammesso che poi lo portiate avanti perché intanto cambiate idea, ma è qualcosa che potenzialmente è vincolante. E quando si fanno scelte che diciamo passano oltre le singole maggioranze pro tempore, sarebbe necessaria la condivisione. Io vedo che tante amministrazioni comunali dove c'è l'alternanza, come avviene anche nel nostro comune rispetto agli orientamenti di centrodestra o centrosinistra, in quelle amministrazioni sulle scelte strategiche, particolarmente quelle che riguardano le aziende pubbliche, si riesce a condividere una traccia, un indirizzo che poi è la forza di quelle amministrazioni, che diventa anche la capacità di programmare. Certo, la responsabilità si può dividere, cioè parte politica, poi è stato rilevato come spesso gli amministratori di queste aziende non sono all'altezza, è vero, io ritengo che sia vero, e Aral, come diceva il collega De Marte, è uno di questi esempi dove un'azienda amministrata male, io peraltro negli anni ho denunciato anche in maniera molto chiara quello che gli avveniva, e nessuno in quei casi lì, nonostante le minacce, mi ha mai querelato, anche perché poi sono emersi i fatti. Quanto dicevo era vero quello che avveniva lì, un'azienda che gestisce una discarica che andava in perdita, chiaramente era qualcosa di assolutamente assurdo, però è chiaro che se venivano fatturati servizi che non esistevano, per dirne una tra le tante, si creava un buco che era artificioso. Ecco, in quell'azienda lì è stato scelto un amministratore che effettivamente, avendo le competenze, dirigente all'ambiente in provincia di Asti, quindi esterno rispetto diciamo, al contesto un po' particolare che si viveva nella nostra realtà, una scelta giusta di un amministratore ha prodotto una capacità di quella azienda lì di
pianificare il rientro dei suoi debiti e di immaginare degli investimenti. La soluzione Aral Amagambiente non sarebbe negativa. Ovviamente basta fare delle scelte chiare e mettere degli amministratori che siano capaci. L'importante sarebbe più che altro che la riscossione della Tari avvenga direttamente da coloro che poi spendono quei soldi, quindi Aral e Amagambiente. Quello sarebbe l'ottimo, cioè avere un'unica azienda che gestisce tutto il ciclo dei rifiuti e che riscuote direttamente la tariffa sarebbe la soluzione migliore, cosa che negli anni non è stata fatta, spesso andando contro la norma. Io ho segnalato più volte in passato il problema di riscuotere il comune che riscuoteva, anche negli anni passati, soprattutto negli anni passati, direttamente la tariffa, e poi questa tariffa che dovrebbe essere vincolata e destinata ad andare a pagare le spese del ciclo dei rifiuti, in realtà veniva utilizzata per i problemi di bilancio del nostro ente. Questo non si sarebbe potuto fare, ma è stato fatto, e non è una cosa che sto dicendo all'amministrazione di centrosinistra, perché l'ha fatto l'amministrazione di centrodestra e l'amministrazione di centrosinistra prima, per i problemi noti del bilancio del Comune di Alessandria, ma è una criticità su cui si sarebbe dovuta, diciamo, accendere una luce, e sono contento che, insomma, i sindacati abbiano anche riportato questa esigenza, perché gestire bene il ciclo dei rifiuti in questa città passa dagli amministratori competenti, come ribadisco Marengo lo è in Aral e come ribadisco Borbon non lo è in Amagambiente. Passa attraverso quello, passa attraverso un indirizzo chiaro e condiviso, non di parte, condiviso da parte della politica della città, per indicare la strada verso cui andare, e chiaramente da una gestione anche quotidiana che deve essere diversa e soprattutto deve essere compatibile alle norme, perché recentemente sono contento che l'assessore poi abbia condiviso con me il fatto che non è a norma quello che ha fatto Amagambiente rispetto agli affidamenti per la raccolta e l'esposizione dei cassonetti, affidamenti diretti di 137.000 euro leggermente sotto soglia su un servizio che è noto e non è emergenziale, è assolutamente qualcosa che va contro le norme e che io non capisco come sia stato permesso e come si sia andato avanti nonostante la prima segnalazione. Ed è qualcosa che è stato fatto, è stato annunciato almeno nell'azienda per risparmiare, poi vai a vedere i conti, in realtà non si è risparmiato niente, si è qualcosa, insomma, io non so come, ma si è risparmiato sulle spalle dei lavoratori perché prendono meno. Ricordo che quando questo lavoro lo facevano i lavoratori somministrati da un'agenzia interinale prendevano più soldi, poi gli stessi lavoratori gli si è detto: guardate, vi lasciamo a casa, ma insomma, se volete potete andare a lavorare per le cooperative a una cifra inferiore rispetto a quella che prendete adesso e fate lo stesso lavoro con meno garanzie. Eppure alla fine vai a fare i conti ed è costato di più affidare con affidamenti diretti illegali direttamente a consolidare questo servizio. Ecco, questa, se non è pessima gestione, pessima gestione intendo quotidiana, non strategica, quotidiana, che va poi ad impattare sui conti dell'azienda, io non so che cos'è. E poi ieri in consiglio comunale, contro il vostro stesso atto di indirizzo, questo insomma vi rendo edotti se non lo sapete, il primo atto di indirizzo che è stato votato questo consiglio comunale dà la facoltà all'amministrazione giusta, sacrosanta, che se un amministratore non è all'altezza e non osserva, insomma, quelli che sono gli atti di indirizzo dati dall'amministrazione, possa essere rimosso. Poi, quando si rifà il regolamento dei controlli interni, si scrive solamente se reitera le inosservanze, cioè se fa più atti reiterati, gravi, può essere rimosso. Viene presentato un emendamento, tra l'altro, da un lavoratore della stessa maggioranza, che dice: togliamo reitera, cioè se uno non è adeguato al ruolo, l'amministrazione, il socio di maggioranza, deve avere la possibilità di rimuoverlo, e invece la maggioranza sceglie di andare contro il suo primo atto di indirizzo e mantenere
una clausola, diciamo, che in qualche modo protegge gli amministratori inadeguati. Ecco, secondo me anche in questo si dimostra la contraddittorietà che vi dicevo, che non c'è idea di quello che si vuole fare. E la preoccupazione ovviamente poi è tanto più forte quando vediamo che vi affidate a dei consulenti di cui non si capisce ovviamente non si capiscono le competenze. Io ho avuto il sospetto, no, che potesse esserci qualche conoscenza pregressa. L'assessore ha detto: ma sì, ci eravamo visti per caso, il sindaco si era visto per caso a Ivrea, forse si era visto per caso l'anno prima, c'è una foto su Facebook, ma per caso si sono incontrati. E non c'entra niente la scelta dei consulenti rispetto agli incontri casuali che ci sono stati. Ok, io ci credo, figurati, voglio fidarmi. Però poi vedo, prima viene chiamata Move On Team, poi sistema, senza dire che sia legata a Move On Team. Quando i sindacati segnalano che questi si comportano da amministratori, dite che non comandano in realtà, che sono solo dei consulenti, salvo poi un mese dopo vedere che l'amministratore di Move On Team diventa presidente addirittura dell'azienda. Ma che meno male che erano solo consulenti. Nel decreto del sindaco si omette che il presidente nominato di Move On Team avesse rapporti, cioè era stata presidente anche di sistema, che intanto continua ad avere incarichi di consulenza sullo stesso argomento, che cumulati superano la soglia, per cui anche lì sarebbe stata necessaria fare una gara, ma lasciamo perdere. Poi vediamo che nel consiglio d'amministrazione sia di sistema che di Move On Team c'è un avvocato che io non conosco, Aimone, che preso solamente negli ultimi 3-4 mesi 102.000 euro sempre di affidamenti diretti, sempre per consulenze legate al personale. Poi veniamo a scoprire che un incarico dato a una dottoressa con altro nome, che è collega della sorella del formatore, figlia del consulente, fa da psicologa per i lavoratori dell'azienda. Tutto questo legato allo stesso gruppo, alla stessa famiglia, che adesso non è, insomma, lì casualmente come consulenti esterni, ma hanno addirittura il vertice apicale della holding. Capite che questo non lascia tranquilli, specialmente poi vedendo che il clima tra il consulente, insomma, il consulente leader e voi non è così sereno, perché oltre a contraddirvi nel merito di quelle che poi sono le scelte strategiche che fate, vedo anche che nei rapporti personali ci sono, insomma, molti elementi di deterioramento, sentendo sia la parte politica che lo stesso consulente, non mi pare che vi dite parole d'amore. Quindi non capisco perché si paghino dei consulenti che vi dicono cose che poi non fate, che non si capisce per quale motivo siano stati scelti, che continuano ad avere questo potere, se poi non andate nemmeno d'accordo. Ecco, io so che questi non sono elementi che possono tranquillizzare nei cittadini che sono i destinatari dei servizi, né noi che vorremmo in qualche modo condividere degli indirizzi per le aziende del gruppo, né tantomeno i lavoratori, che in questo non hanno alcuna responsabilità se non essere lì e non sapere domani cosa succederà. E questo non aiuta sicuramente a raggiungere quell'obiettivo che avete enunciato da molto tempo, che è quello di migliorare il clima aziendale. In questo modo si sta facendo terrorismo all'interno dell'azienda, e non è la minoranza a fare terrorismo. La minoranza cerca di capire come vanno le cose, ma il terrorismo viene fatto dai consulenti, dall'azienda, dal contesto che si viene a determinare per delle scelte che non sono chiare. Ecco, quindi io in realtà sono qua oggi contento di aver ascoltato quello che raccontato i sindacati, ho preso anche appunti perché molte cose non conoscevo e meriteranno approfondimento, come mia consuetudine. Ora ognuno di questi punti, ognuno di questi stimoli sarà oggetto in futuro di approfondimento. Non serve ripeterlo perché l'abbiamo appena ascoltato, ma vi garantisco che per adesso alla minoranza, a queste forze politiche, compete solamente il controllo. Questo non verrà a mancare, il controllo noi cercheremo di esercitarlo, visto che quantomeno questa amministrazione non è stata in grado di farlo in questi mesi.
Allora, in base all'ordine in cui è stata chiesta la parola, Spinti, Roggero e Co. Grazie Presidente, intanto ringrazio tutti i rappresentanti sindacali che oggi siete qui presenti. No, ma cioè, veramente è una situazione molto complessa, ma tanto complessa, perché comunque si parla di lavoratori, di dipendenti, di aziende che sono, diciamo, il fiore all'occhiello dovrebbe essere per quanto riguarda la città. Purtroppo negli ultimi anni, come è stato detto e sottolineato, non è più così. Ma io sinceramente partirei dal fatto che comunque penso che nei confronti dei dipendenti la corda si è spezzata, perché è una situazione che non può più, è degenerata talmente al punto che ormai non si può più continuare ad andare avanti con queste incertezze, con queste insicurezze, perché comunque i dipendenti, ricordiamolo, è la forza lavoro. I dipendenti sono quelli che vanno rispettati, perché per quello che fanno principalmente. Ma ricordiamoci una cosa, che c'è il perno, se non c'è l'ala che gira, gira vuoto. Dunque questo è un dato di fatto, ma al di là di quello voglio partire con due cose che mi sono annotato. Uno, che nelle ultime commissioni, mi dispiace che l'ingegner Rava è uscito dall'aula, ma nelle ultime commissioni noi abbiamo audito e ci è stato detto che praticamente c'è un esubero di 80 dipendenti all'interno della holding. Non è stato specificato in quale settore, ma all'interno della holding. Stamattina apprendiamo invece che è stato detto che l'azienda, l'amministrazione vuole investire sui dipendenti. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Ma al di là di questo c'è quello che mi fa specie, è che secondo me prima di sottoporre i dipendenti a una seduta con la psicologa per capire i problemi che ci sono all'interno dei dipendenti, tutte le insofferenze che ci sono, secondo me forse una seduta andava fatta chi amministra le aziende per rendervi conto dove avete sbagliato a portare l'azienda in queste condizioni, perché queste sono le scelte fatte, che sono state fatte negli ultimi anni. Non c'è un piano industriale, tutte persone messe lì giusto tanto per, cioè non hanno un'idea industriale, cioè è tutta una serie di cose che manca. Cioè, e voi ancora oggi vi fate delle domande e continuate a torchiare i dipendenti sulle vostre carenze. Cioè il fatto che non viene riconosciuto il piano produzione, ma insomma, avete investito sulle consulenze più di 1 milione di euro che non hanno portato a niente, anzi hanno ancora peggiorato i servizi, perché ancora oggi e nell'ultimo periodo, cioè, sono state fatte delle cose assurde, il fatto che i dipendenti sono ancora costretti a registrare le fatture a mano. Ci sono dipendenti che purtroppo, cioè i mezzi che sono ormai obsoleti, costretti i dipendenti che, cioè, sanno che escono, non sanno se riescono, se rientrano in azienda. C'è tutta una serie di cose che non va, cioè gli investimenti che sono mancati negli anni, cioè non è un giorno, sono anni, anni e anni, e questi sono i risultati. Questo poi alla fine, però il problema è che comunque ancora oggi chi gestisce l'azienda dice: noi comunque stiamo cercando di cosa? Ci prendiamo in giro. Noi non siamo, io per quanto mi riguarda, per il gruppo che rappresento, cioè mi sento preso in giro, perché tutti i giorni cambiano una versione, tutti i giorni, come anche quando è stato fatto per quanto riguarda l'atto di indirizzo. Cioè si corre il rischio anche di mettere i dipendenti in cassa integrazione e poi andiamo a affidare i servizi esterni, il fuori cassonetto, a delle cooperative, e i nostri dipendenti quando li valorizziamo? Mai? Cioè, dunque, cioè, io sinceramente rimango basito da tutto quello che emerge, da tutto quello che purtroppo i dipendenti tutti i giorni sono costretti a vivere. Cioè sono anni, 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 dal 2010 come è stato evidenziato, cioè sono passati 14 anni, non è cambiato niente, non è migliorato niente, anzi continua a peggiorare, e ci sono delle incertezze, perché questo è, cioè qui bisogna arrivare a un punto, a una svolta.
I dipendenti vanno valorizzati, vanno formati e dargli soprattutto la sicurezza nel lavoro che devono fare, perché comunque è un lavoro. Io mi riferisco, per quanto riguarda i dipendenti di Amag Ambiente, come è stato detto, che purtroppo è logorante, negli anni, con tutte quelle manovre che devono fare, anche perché poi abbiamo dei cassonetti che ormai sono, cioè, allo sfascio più totale. Cioè, è una vergogna avere in città dei cassonetti che sono rotti, bucati, c'è di tutto e di più. E tante volte i dipendenti sono costretti a spostarli a mano perché i mezzi non sono idonei a tirare su questi cassonetti. Dunque, cioè, cerchiamo purtroppo, e c'è tutta la mia solidarietà, questo è un dato di fatto e sarà sempre comunque, perché sono sempre dalla parte dei lavoratori, quello che purtroppo, secondo me, in questo momento chi gestisce queste aziende non gliene frega proprio niente, perché lo hanno dimostrato, perché non si può continuare a fare delle lettere di richiamo senza motivazioni, anzi, cioè, è ancora creare ancora più malessere nei confronti dei dipendenti. Cioè, cerchiamo di dare una svolta a questa azienda, perché ricordiamoci che se salta il sistema di Amag, la città è finita. Piero, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti e grazie per il tempo che ci avete dedicato e avete dato a tutti noi, penso, l'opportunità di imparare qualcosa in più e di vedere qualcosa in più che magari non conoscevamo direttamente nel sentire quella che fondamentalmente è davvero l'analisi di chi l'azienda la segue e la vive quotidianamente da anni. Quindi questa è la prima riflessione. Voglio ringraziare anche la Presidente, ovviamente, che con la quale abbiamo avuto e condiviso la volontà e la necessità di convocare questa commissione il prima possibile dopo varie audizioni che sono avvenute nel corso delle precedenti adunanze, in capo all'amministratore delegato, in capo al presidente del gruppo, dove in realtà emergeva quasi sempre un coro unanime del fatto che andasse bene, del fatto che non ci fossero problemi, del fatto che finalmente i dipendenti venissero valorizzati, dal fatto che finalmente per la prima volta nella storia si era messo un percorso di welfare, anche di supporto psicologico ai dipendenti che mai era stato fatto in precedenza, che tutto andava bene e va bene così, madama la Marchesa, qualcuno dice. E quando noi iniziamo a porre dei quesiti su tutta una serie di questioni che andavano dall'ordinario allo strategico, che poi adesso voglio ripetermi anche rispetto a quanto è stato detto da voi e quanto hanno detto anche i miei colleghi, perché sono mesi che portiamo avanti, voi lo sapete, noi lo sappiamo, delle battaglie di trasparenza. Abbiamo portato avanti richieste di atti, sospensioni, emendamenti, interpellanze, atti di indirizzo, mozioni, che sarebbe, secondo me, sbagliato andare adesso a ripercorrere, perché ci concentreremmo su qualcosa che è stato e su qualcosa sul quale abbiamo chiesto approfondimenti e notizie. Quando lo abbiamo fatto c'è sempre stata presentata, dicevo, una situazione rose e fiori, e in realtà poi abbiamo sempre scoperto che così non era, e l'abbiamo sempre scoperto a posteriori, quando, come diceva prima il collega Locci, in realtà quando si identificano i problemi e insieme li si possono riconoscere, si possono trovare anche delle soluzioni. Mentre invece quando si cerca di nasconderli i problemi, quando si cerca di portare avanti una voce unica andando in qualche modo a nascondersi e anzi additando talvolta la minoranza di dire delle falsità, perché io questo me lo sono sentito dire in faccia e me lo sono anche letto dai di stampa istituzionalizzati del gruppo, all'interno dei quali su questi comunicati stampa addirittura si additava il personale dicendo che le promozioni avvenute in passato
erano promozioni clientelari avvenute per favoritismi politici, queste robe le hanno scritte loro, queste robe le ha scritte il gruppo, le ha istituzionalizzate il gruppo nei comunicati stampa di quest'estate, nell'afoso agosto, ok? Perché questo è avvenuto, quando noi cercavamo di avere spiegazioni e invece, dicevo, venivamo additati come coloro i quali in qualche modo montavano inutilmente una panna, parole anche dette dalla Presidente nell'ultima commissione, ebbene poi invece abbiamo scoperto che quello che stavamo dicendo era corretto. E questo poi l'abbiamo scoperto grazie al vostro lavoro anche sulla questione del welfare aziendale, dove avete fatto emergere un problema che è importantissimo, essenziale, perché voi immaginate che sistema di welfare aziendale è, che tra l'altro oggi è stato anche in qualche modo sottolineato, se io dipendente del gruppo per andare magari anche ad avere un supporto psicologico sulla base di situazioni di pressioni che mi sono avvenute nell'azienda, magari proprio dai consulenti stessi, situazioni che anche voi nelle lettere avete segnalato, e mi trovo davanti qualcuno che ha un legame stretto con quel consulente. Cioè, siamo veramente alla follia, no? Sembra quasi di essere in 1984 di George Orwell, cioè una situazione dove praticamente l'azienda deve sapere tutto quello che avviene. Se io ho bisogno di un supporto di welfare psicologico, ne sto parlando in realtà con la stessa società che si occupa di portare avanti gli indirizzi a me come dipendente. E questo ce l'avete detto voi. Quindi voi avete svolto una sacrosanta funzione di legalità, di legittimità e di trasparenza nei confronti del gruppo. E vedete, non è una questione politica, perché anche lì i sindacati di loro natura sono indipendenti e penso quando il buon senso abbia la necessità di prevalere, non esistono la destra, la sinistra, il PD, i sindacati, la Lega, Fratelli d'Italia, ne abbiamo letti di tutte le portate. Esiste solo il buon senso di far sì che venga fuori la verità. La verità di cosa sta avvenendo e che fino in questo momento è stata raccontata a voce unica da parte dell'amministrazione comunale della città, da parte dell'amministrazione del gruppo AMAG, e noi poveri tapini abbiamo sempre provato a dire che in realtà così non era. E oggi invece istituzionalizziamo che questi aspetti che noi abbiamo segnalato nei mesi, guardo chi parlava prima per esempio della raccolta del trasporto dei cassonetti in capo adesso agli amministratori dei condomini e ai condomini stessi, quindi dal 1° gennaio l'obbligo per chi ha il porta a porta di portarsi fuori il cassonetto, al di là dell'assurdità della situazione dove nella risposta che c'è stata detta sembravano la guerra, no, dei guelfi e dei ghibellini, dire beh c'è una parte di città che in realtà fa lo stradale, non ha questo servizio e quindi è giusto che anche adesso chi ha il portaposta lo deve fare, perché non è che per i pochi devono pagare tutti. Questo è quello che era stata la motivazione. Quindi quasi quasi io che abito in pista e mi trovo la stradale, domani dovrò andare a dire ma scusami, ma tu dal Cristo che magari hai avuto il portaporta fino adesso mi devi dei soldi perché io in realtà me lo portavo, invece tu te lo venivano a prendere prima. Ma che stupidaggini sono queste? Ma che motivazioni sono? Ma che risposte istituzionali sono? La risposta istituzionale poteva essere stata come quella che è stata presentata dal sindacato. Dire, bene, vogliamo dare un servizio, meno, però cerchiamo di dare un servizio in più alla città. Magari ci offriamo con l'azienda, invece di consigliare le cooperative ad andare a ritirare i cassonetti, contestualmente spuntiamo la Tari, che è quello che noi avevamo proposto anche in sede di consiglio, oppure efficientiamo un servizio, lo miglioriamo, perché una buona risposta poteva essere stata risparmiamo 500.000 euro. Questo 500.000 euro, lo so che creiamo un disagio alla popolazione, li utilizzeremo per pulire meglio le nostre aree verdi. Questa sarebbe stata una bella risposta. E invece
siamo caduti nuovamente nella guerra dei Guelfi e dei Ghibellini, cioè riaditando le colpe delle parti di città, di questo e di quell'altro. Ecco, è proprio questo l'atteggiamento che non va bene, che si riassume nell'esigenza di trovare sintesi insieme. Sintesi insieme vuol dire che la mia più grande preoccupazione oggi, e che è una preoccupazione che so e sono certo che riguarda anche buona parte, se non tutta la parte del mondo sindacale, anche col quale ho avuto modo di confrontarmi anche informalmente, nel chiedere talvolta delle opinioni, delle idee, ebbene, la preoccupazione più grande è che il gruppo AMAG non ci si possa trovare tra qualche mese o tra qualche tempo ad avere la situazione della centrale del latte bis. Questa è la preoccupazione più grande che noi oggi abbiamo. Ed è una preoccupazione che non può essere presa sotto gamba. Non si può sempre additare l'opposizione, i sindacati, nel dire che si dicono delle stupidaggini. Ho letto anche le corrispondenze tra il gruppo e i sindacati, dove fondamentalmente si diceva che non si era capito bene che cosa avveniva. Bene, no, i problemi vanno affrontati, vanno condivisi, ci sono degli atti di indirizzo, bisognerebbe discuterne. E io penso che questa sede di consiglio e di commissione, al di là di quella che possa essere l'estrapolazione dei problemi, di cui siamo tutti pienamente ormai al corrente, sia quella di trovare delle soluzioni. E io mi domando, voi oggi che avete chiesto delle risposte a capo dell'amministrazione, le avete ottenute? No, perché è quello che vorremmo, era la funzione di questa amministrazione, di questa commissione, mettere davvero in contatto il mondo del lavoro con il mondo della politica. Mondo della politica non vuol dire l'opposizione, perché l'opposizione non ha la possibilità di operare direttamente in quella che può essere la giunta, gli atti di indirizzo del comune, ma può essere, può fungere da tramite, cosa che noi abbiamo desiderato fare, proprio tra il mondo sindacale e l'amministrazione comunale. Eppure anche con questa opportunità che abbiamo voluto mettere in campo, proprio perché quello che è stato detto, dove si era cercata una discussione con l'amministrazione, si era cercato un confronto con l'amministrazione, questo confronto pare non essere avvenuto, ebbene oggi c'era l'opportunità e la possibilità di farlo, e invece nuovamente, e voi mi confermate, non sono state date risposte. Quindi noi continueremo con questa battaglia, noi continueremo con la necessità di avere maggiore trasparenza, di avere nuovamente risposte. Se sarà necessario, Presidente, continueremo a portare avanti quelli che sono fondamentalmente gli incontri con le parti sociali, affinché la Commissione, affinché l'opposizione abbia un ruolo costruttivo nei confronti della risoluzione dei problemi. Visto che l'amministrazione in questo momento non riesce a portarla avanti, noi il nostro impegno, ribadisco, politico istituzionale, lo mettiamo come mezzo di confronto e di attuazione di quelle che possono essere le linee di indirizzo con l'amministrazione, tanto latitante anche che è stata nel corso di questi anni. Quindi il nostro supporto ce lo avete, la nostra volontà di guardare avanti, di portare avanti una battaglia di trasparenza c'è. Ora continuiamo con questa strada di richiesta, di trasparenza, di risposte, anche e soprattutto sul futuro dell'azienda, perché se abbiamo visto che l'ordinario è stato una tragedia, speriamo che lo straordinario, quindi il prospettico, possa essere qualcosa di meglio. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, già le parole dell'assessore di prima che ci dice faremo una gara a doppio oggetto su AMAG Reti Gas, beh, ci preoccupa alquanto, perché noi avevamo sempre detto che una questione, e questa è una scelta, una motivazione di tipo politico, è stata la vendita di Alegas, che era una società di promo commercializzazione del gas all'interno di un mercato libero delle risorse.
dove evidentemente si sarebbe poi trovato un depauperamento anche della società stessa, come è avvenuto per esempio anche poi successivamente con quello che è stata la guerra Russia-Ucraina, e quindi ha visto che tante aziende che si sono occupate di quello hanno buttato anche giù dei gruppi molto più grossi rispetto a quello dell'AMA, e quindi c'era stata una visione prospettica sulla necessità di andare ad alienare quella che fondamentalmente fosse un asset, ma non un asset strategico dal punto di vista della proprietà per esempio delle reti, andando ad alienare l'80%, incassando 16 milioni e mezzo di euro all'interno del gruppo, utilizzando questi soldi, tra l'altro una liquidità di 30 milioni degli amministratori quando si sono insediati, che avevano a disposizione per portare avanti fondamentalmente quelli che erano le progettualità. Ad oggi sono stati quasi rasati tutti, ma al netto di questa situazione questa è stata l'operazione. Oggi invece è stata ceduta l'ulteriore 20% con gli aumenti di capitale, il comune ha preso, cioè il comune, il gruppo, il territorio ha preso zero, perché è stata fatta una ricapitalizzazione, quindi il territorio ha preso zero, a differenza di prima dove era stato portato avanti quell'aspetto, e adesso cerchiamo di vendere le reti gas e arriveremo magari anche le reti idriche e portiamo avanti quelli che sono veramente il tesoretto strategico del nostro territorio, portato avanti dai nostri nonni, dai nostri genitori, da chi c'era prima ancora. Ecco, questo a mio avviso non dobbiamo permetterlo, non dobbiamo permettere che il capitale privato entri nuovamente a prendere, a mettere le mani sul tesoretto di quella che è l'unico asset strategico che è rimasto all'interno del nostro gruppo AMAG, e se servirà faremo le battaglie necessarie, Presidente, per far sì che ciò che non avvenga, proprio come ha detto l'assessore quest'oggi all'interno di questa commissione. Grazie. Grazie. Como, prego. Intanto segnalo che l'ingegner Rava mi ha evidenziato un appuntamento alle 12 e dovrà andare via. Prego. Allora, non supero i 16 minuti, va bene, visto che tanto qui 5 minuti di intervento. Allora, intanto primo ringrazio e penso che sia molto interessante avere una presenza così qualificata di tutte le forze sindacali. Io volevo mettere un attimo due o tre puntini. Ho già detto più di una volta che l'occasione di discutere e di affrontare la tematica di AMAG, dell'organizzazione di AMAG e della situazione di AMAG è un'organizzazione anche per immaginarsi un cambio di paradigma, cioè un cambio di paradigma in cui, che poi in realtà non è un cambio di paradigma, è le cose come dovevano essere ed essere impostate fin dall'inizio. Esistono dei servizi pubblici che vengono garantiti attraverso delle forme organizzative che possono essere completamente pubbliche, con affidamenti in house, cioè ci sono una serie di formule organizzative che possono essere utilizzate per garantire quei servizi. Esistono le scelte politiche che vengono fatte rispetto alla forma organizzativa e quindi poi anche a quelle che sono le indicazioni, le nomine, l'identificazione del management e, perché no, anche dei consulenti certe volte che il management organizza, ma non è questo il problema, e su questo l'individuazione della responsabilità. Questo per dire che cosa? Che questi tre punti, cioè che al centro c'è il servizio pubblico, che è quello che le società pubbliche partecipate fanno per i cittadini. Poi ci sono le forme organizzative e poi ci sono le scelte politiche. Dire adesso noi parliamo con il sindacato è importante, per me è stato un momento di ascolto molto importante. Perché? Perché le forze politiche secondo me devono ascoltare, fermo restando che in realtà il livello della forma organizzativa è quello con cui i sindacati si confrontano. Siamo d'accordo su questo. La politica ascolta per comprendere come organizzare le scelte. Allora io vi racconto quello che è successo in questi mesi, quindi vi chiedo di ascoltarmi di conseguenza, e che ho imparato. Poi probabilmente ci sono cose che non so e quindi avremo occasione probabilmente di capire e vi ascolterò allo stesso modo per capire quello che è successo. Concordo su un tema, quello della politicizzazione, o meglio, dell'interpretare la proprietà, no, delle società come il fatto centrale, ma la proprietà è strumentale all'erogazione del servizio ed è di questo che vanno ringraziati i lavoratori, perché i lavoratori sono quelli che garantiscono quotidianamente l'erogazione di servizi. Quindi il tema non è la proprietà serve a garantire i lavoratori, la proprietà deve essere ben gestita per garantire un servizio dentro cui i lavoratori operano. Questa è la mia lettura. In questo senso i lavoratori vanno tutelati dalle scelte politiche e aziendali che vengono fatte. Allora, io quello che ho imparato in questi mesi è che in AMAG non esisteva
una modalità di gestione organizzata, per esempio, delle fatture. La registrazione viene fatta a mano. Okay? Adesso, questo è un fatto che dal mio punto di vista... No. Perfetto. In parte. Benissimo. Però, diamo un punto. Allora, una società che viene gestita con queste modalità, secondo me, perde il controllo di alcuni elementi. Ho appreso che in un anno si sono recuperati 1,5 milioni di euro su minori manutenzioni, poi possiamo discutere, perché poi magari dentro quelle minori manutenzioni ci sono anche delle scelte, quindi sono anche disponibile ad ascoltare, dire, ah, ci sono delle scelte che però non è detto che siano sempre le migliori, perfetto, litigherò con Rava poi quando sarà il momento. Non è quello il punto, no? Però semplicemente costruendo una modalità che è una modalità ordinaria in tutte le aziende, cioè triplo preventivo, sistema di controllo e il controllo di gestione dice rispetto ai preventivi cos'è che va fatto e non ogni singolo responsabile può intervenire e acquistare i materiali, oppure avere delle giacenze di magazzino enormi che tra l'altro potrebbero anche essere discutibili dal punto di vista dei bilanci. Ho imparato che c'erano 16 milioni di crediti, forse anche quasi 20 tempo addietro, e quei 16 milioni di crediti sono crediti, soldi, dei lavoratori e dei cittadini a cui arriva il servizio pubblico. E quindi ho imparato che c'è un problema. Quella quota di crediti mai aggredita, quindi organizzativamente mai affrontata, è un problema perché mette in crisi la solidità del posto di lavoro, la solidità dell'azienda. In questo senso anche la politica dei dividendi distribuiti tra i soci, anziché investiti in azienda, ci sarebbe da discutere, nel senso che io sono contento che i cittadini di Alessandria nel 2021 abbiano incassato nel 2022 il dividendo di 6 milioni rotti di euro forse, e che anche i cittadini di Acqui penso, perché poi è stato distribuito tra tutti i soci. Però i cittadini di Alessandria, quando hanno incassato quella cifra che è stata legittimamente ridistribuita da chi governava in quel momento, che ha fatto una scelta politica, quella cifra l'hanno sottratta ai lavoratori di Acqui, perché erano soldi che potevano essere investiti. Potevano essere investiti e magari, per esempio, intervenire in investimenti permettendoci di arginare uno dei problemi che ho imparato in questo periodo. In mercati regolati, se tu non investi, non incassi. Allora, la sfida a questo punto, secondo me, è questa. Su cosa incontrarsi? Allora, ha senso questo incontro se serve ad ascoltarsi e dire allora la politica ascolta e cerca di identificare alcuni piani, piattaforme su cui ci si può incontrare. Io penso che un tema centrale sia questo, conservare le basi economiche e finanziarie, perché queste società possano continuare ad erogare servizi pubblici. Perché questo significa, conseguentemente, conservare le basi, perché queste società possano continuare ad operare bene con i loro lavoratori e con le competenze che qui oggi rappresentate. Allora faccio qualche domanda anche un pochettino più tecnica, perché bisogna anche entrare un pochettino in una discussione un pochettino più tecnica. Quali sono i punti in cui si realizzano economie di scala o economie di densità sui servizi di cui stiamo parlando? E questo è un punto, ed è quello che ha provato a introdurre anche il nostro... Perché se rimaniamo legati alla proprietà e al tema della proprietà, cioè Alessandria controlla il fiore all'occhiello, benissimo, la retorica del fiore all'occhiello è meravigliosa. Però se qualsiasi rapporto ti dice che 90.000 tonnellate e 100.000 abitanti, 150.000 abitanti serviti è l'ambito ottimale per la gestione dei rifiuti, Alessandria ne fa 58.000 con 100.000 abitanti, con 130.000 serviti. Quindi in realtà ha meno rifiuti e più serviti. AMAG Ambiente. Allora è chiaro che il tema della gara doppio oggetto, e anche io posso dire, mi spiace che siamo così in ritardo, nel senso che posso dirlo tranquillamente, come ho detto più di una volta, se lo so, intanto ti scrivo, dico allora, sta gara doppio oggetto è finita. Allora, il tema è, la gara doppio oggetto a cosa serve? Serve a provare a ragionare per costituire degli ambiti dentro cui quel servizio possa continuare ad essere erogato in base a dei requisiti di economicità che permettano di durare nel tempo. Stesso discorso, reti gas, non ho ancora trovato dati rispetto a quale potrebbe essere l'ambito ottimale di riferimento, scusate, mia colpa, non ho studiato a sufficienza. Sull'acqua, il ragionamento è già fatto. Sulle reti idriche, quello che ci dice l'ente di governo è il soggetto gestore deve avere quella dimensione territoriale e dico di più, quando avrà quella dimensione territoriale avrà la possibilità di accedere a delle risorse a cui oggi non accede perché è troppo piccolo.
Allora, questo secondo me è un tema, cioè avere la possibilità di rimanere sul mercato, ed è il tema della giornata di oggi, avere la possibilità per le società di rimanere sul loro mercato, che è un mercato regolato, quindi non è un mercato in cui si può fare tanta fantasia, significa garantire alle persone che oggi sono in AMAC di continuare ad avere il loro lavoro e contemporaneamente, quello per cui hanno le competenze, contemporaneamente continuare a garantire i servizi pubblici ai cittadini, che sono l'obiettivo. Allora, fuori la politica, benissimo, dentro le politiche, perché questo è il tema. E questo è quello su cui vorrei confrontarmi con i sindacati. Guardate, prima vi veniva proprio da dire, cioè ragazzi, dovete asciugarvi oggi, perché ci avete proprio la saliva, scusate, perché ho assistito a delle robe che i sindacati ci sono stati in quest'aula, ci sono stati quando è fallita TM, ci sono stati quando è fallita AMIU, non è vero che non ci sono stati, c'è qualcuno che ha memoria corta, allora, c'è qualcuno che ha memoria un po' corta, quando dice mai si sono visti i sindacati in quest'aula, no, in quest'aula si sono visti i sindacati, e si sono visti perché anche rispetto al management e all'intervento sul management mancavano norme e indirizzi. Ieri sera noi non dovevamo discutere teoricamente o approvare o portare in votazione, ritirare il regolamento sui controlli interni in cui c'è questa famosa contraddizione in cui si parla di reiterata. Guardate, vi dico la stessa cosa che ho detto ieri sera. Se io, politica, nomino un amministratore e l'amministratore che fa l'interesse delle società e quindi dei lavoratori, giusto? Perché fa anche l'interesse dei lavoratori se sta facendo l'interesse della società o no? Vabbè, vediamo. Dico, no, questa cosa qua non mi puoi usare come un bancomat e quindi non va bene, ti rispondo una volta, e tu mi dici ok, vai a casa se non c'è reiterata, ok? Non mi hai fatto usare la società come un bancomat, quindi vai a casa. Invece se c'è reiterata devi farmelo fare almeno due volte, e poi andiamo in causa, giusta causa, civilistica, eccetera, eccetera, e si individuano le responsabilità, e si capisce quando è la politica che usa come un bancomat le società, quando sono gli amministratori che fanno l'interesse delle società. Per quello c'è reiterata e deve rimanere reiterata, perché reiterare è come il triplice richiamo per qualsiasi lavoratore, ne basta uno, dico bene? Ne servono tre, perché ne servono tre? Forse talvolta anche di più, poi si possono impugnare, dico bene? Adesso non sono sindacalista esperto, però conosco un pochettino l'ambito del diritto del lavoro. Il punto è questo. Abbiamo oggi un sistema di controlli e un regolamento che permette di intervenire sulla governance delle aziende in modo chiaro e trasparente, fissando un perimetro di regole, cosa che fino all'altro ieri non esisteva, cosa che fino a 3 anni fa non esisteva, perché nel nostro documento unico di programmazione nessuno diceva alle società cosa dovevano fare. Da 3 anni a questa parte succede. Lento? Sì, lento. Sono d'accordo con voi. È tutto molto lento, mentre invece la situazione di fronte a cui ci troviamo e che voi indicate, dal mio punto di vista ha le criticità che voi evidenziate e le ascolto volentieri, le raccolgo, però ha anche un sistema di criticità strutturali e finanziarie che non ci permettono di dire andiamo lentamente ancora avanti, quindi dico andiamo più veloci su alcune cose, parliamoci più velocemente, stabiliamo quali sono le piattaforme su cui continuare a erogare servizi, qual è la forma organizzativa più adeguata, quali sono i focus su cui stare. Tra politica e sindacati, secondo me questo deve essere il ragionamento. Perché se no diventa un cercare semplicemente di tirare di qua e di là. Allora veniamo, proviamo a convincerli, proviamo a guadagnare un po' di consenso, proviamo a guadagnare un po' di visibilità. Benissimo, si può fare. Non credo che questo risolva il problema strutturale del futuro delle società e di conseguenza il problema strutturale del futuro della professionalità dei lavoratori che sono coinvolti all'interno delle società. Ovviamente mi assumo la responsabilità di quello che dico, però questo è il mio pensiero. Perché altrimenti rimaniamo nel paradigma della proprietà che utilizziamo per costruirci il consenso. Un consenso, se volete, c'è qualcuno che viene da Torino? Molto mandrogno, così almeno, visto che sapevo che c'era un regionale, l'ho detto, molto mandrogno, costruito in casa nostra, molto piccolino, quando invece il nostro problema è quello di essere capaci di capire come le società si possono aprire, come possono ragionare, come possono costruire dei mercati che magari sono territoriali, che hanno una base territoriale, perché quando si dice privato sembra sempre che debba arrivare qualcuno da Marte,
Ma insomma, non è una, è una discussione ormai pubblica. Anzi, per chi dice prima qui, prima là, prima gli italiani, prima gli alessandrini, prima, vabbè, prima il nostro territorio. Perché magari sul nostro territorio c'è la possibilità di esplorare, di costruire delle soluzioni di questo tipo, perché no? Ovviamente, tutto fatto come deve essere fatto, però è stupido non andare a vedere quello che ci dice l'autorità garante per la concorrenza e il mercato. Tra l'altro, se aggiungo, studiando un po', la filiera dei rifiuti verticalizzata non piace all'autorità garante della concorrenza e del mercato. Non gli piace molto, perché limita la possibilità di concorrenza tra i servizi. Quindi anche ragioniamoci su questo, prima di andare a dire facciamo così, facciamo cos'ha. Leggiamo bene, studiamo insieme. Questo devono fare il sindacato e la politica, insieme. Poi da questo nasce la relazione con le società, da questo nasce la scelta delle forme organizzative. E di quello sicuramente la politica si assume la responsabilità, non è che diciamo l'ho fatta io la scelta. Però ognuno si assume le sue responsabilità. E ribadisco, 16 milioni di crediti, un sistema che non funzionava dal punto di vista degli acquisti, un sistema che non funzionava dal punto di vista della registrazione delle fatture e della tenuta finanziaria, un sistema che non aveva cash flow. Io faccio il direttore di una piccola sede di un centro di formazione, professionale, che però sono 13. Io non mi posso permettere di fare investimenti senza passare dal mio direttivo a Torino. Ok? La mia autonomia d'acquisto finisce a 516 euro. Punto. Perché dopo quello inizia l'ammortamento. È possibile immaginarsi una società gestita in questo modo? Secondo me no. 16 milioni di crediti, le manutenzioni, i dividendi, dov'è il bancomat? Dov'è il bancomat? Perché abbiamo dato i dividendi mentre dall'altra parte avevamo milioni e milioni di crediti. Andatevi a leggere la relazione al bilancio con cui Alegas è andata in gara, quanti crediti si portava in pancia. Andatevela a leggere, è pubblica, è nella gara, c'è scritto sull'avviso, nella sezione del sito dedicata all'avviso, leggetevi il verbale, quando è andata a gara con 19 milioni di crediti, che l'anno prima erano buoni, l'anno dopo erano tutti scaduti. L'anno prima erano scaduti ma buoni. L'anno dopo erano scaduti ma non erano più buoni. L'intelligenza sarebbe stata venderla tutta subito, perché avremmo preso di più e avremmo fregato Iren. Questo ha detto l'altra sera sostanzialmente il collega Locci. Avremmo potuto prendere di più, perché sarebbero stati 4 milioni, ha fatto un calcolo grosso, alla grossa 4 milioni di euro in più. Ok? Allora, se vogliamo ragionare, secondo me questi sono i piani, cioè usciamo dalla politica, entriamo nelle politiche, iniziamo a ragionare sul concetto di ambito territoriale ottimale, che è quello che ci stimola a fare EGATO per quanto riguarda le reti idriche, ragioniamo con lo stesso criterio per quanto riguarda gli ambiti economici entro cui queste società oggi operano e se sono sufficienti o non sono sufficienti a continuare ad operare, perché questo è un punto importante. Perché se non sono sufficienti quegli ambiti per continuare ad operare, il posto dei lavoratori di AMAG è a rischio. Ma lo dico non perché voglio fare del terrorismo, ma perché è la realtà di qualsiasi azienda che opera sul mercato. E il nostro compito è quello di garantire che le condizioni per continuare ad operare e per mantenere quei posti di lavoro, questo è il compito della politica, ci siano tutte. Quindi ragioniamo, perché tanto non è che la risolviamo qua oggi. Però vi ho detto, per esempio, che secondo me il sistema delle gare a doppio oggetto potrebbe essere quello che va in una direzione, perché viene raccontato come se fosse il demonio, mentre invece forse è quello che va nella direzione di costituire dei soggetti che possono stare sul mercato. Io non è che voglio convincere qualcuno, voglio semplicemente, io sono parzialmente convinto di quello che dico, nel senso che continuo a studiare, chi non ha un dubbio di solito è uno stupido, ecco, detto molto semplicemente. Io continuo ad avere dei dubbi, continuo a studiare, continuo a cercare di capire, dico facciamolo insieme. Per me questo incontro è importante perché permette di fare questo percorso insieme. Non solo di cercare di guadagnare un consenso di dopodomani, perché così, secondo me, non si salva nessuna delle società di AMA. Detto molto terra terra. Grazie. Hanno chiesto la parola l'assessore Raguzzi, Alessandro Porte, Cavallo Stefano. Prego, assessore. Quando è possibile, Presidente, vorrei fare un intervento anch'io, grazie. Sì. Sono Rossa. Grazie. Se è possibile. Sì, sì, certo. Prego, assessore. Allora,
Se ci sono altri, allora la consigliera Rossa, commissaria Rossa, poi chiudiamo con i commissari e apriamo all'assessore e nuovamente i sindacati. Prego. Ma alcune considerazioni di tipo più generale. Naturalmente, rispetto al tema delle aziende che forniscono servizi pubblici, il dibattito non può essere, diciamo, soltanto quello dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità, ancorché siano principi sacrosanti, perché qui lo hanno detto più o meno tutti, stiamo parlando di servizi rivolti al cittadino e che presuppongono anche il fatto che la storia di queste aziende che oggi sono SPA è quella di aver capitalizzato anche in termini di ricadute sociali un patrimonio che prima la proprietà non aveva. Parliamo di molti decenni fa, ma i sacrifici che la comunità alessandrina ha fatto per mettere a fattor comune il tema delle reti, per esempio, è una storia che contraddistingue anche il valore di queste aziende. Mi pare che forse avevo colto anche nell'intervento di molti dei rappresentanti delle sigle sindacali questo aspetto, e ricordo la sottolineatura che ha fatto Maria Iennaco a questo proposito. E questo è un fattore non per tenere la testa rivolta indietro, ma è un fattore guida quando pensiamo anche al tema dell'innovazione che ci permette di stare sul mercato, che ci permette di fare alcune operazioni. L'altro elemento è la struttura. È stato detto anche in altre commissioni che la struttura della holding appare elefantiaca, con difficoltà, con organizzazione difficile da appunto diciamo orientare alla ricaduta positiva rispetto anche al core business che le aziende hanno. Naturalmente la holding, anche questa, ha una storia ed è nata dalle ceneri, diciamo, della situazione in cui versavano le partecipate dopo il 2010, e aveva come finalità quella di una struttura che avrebbe dovuto, a valle appunto di tutta l'organizzazione e la struttura che ne è nata anche con delle business unit nuove, no? Abbiamo detto Amio fallita, nata Amag Ambiente, eccetera, avrebbe dovuto ricercare un partner industriale per avere risorse e quindi per fare investimenti, perché un'azienda vive se si fanno investimenti, e la situazione di Amag Ambiente è particolarmente drammatica da questo punto di vista, no? Quindi chiaramente anche l'attuale forma organizzativa appare inadeguata alle sfide che l'azienda ha di fronte, ma perché, diciamo così, si è interrotto un quadro di prospettive che avrebbe previsto anche la ricerca appunto di un partner industriale che ci mettesse know-how, ma mettesse anche risorse. Perché dico questo? Non per rivendicare alcunché, ma perché naturalmente i dati di contesto attuali non possono prescindere dalla storia che l'azienda ha avuto. Adesso si tratta di impattare rispetto alle problematiche emergenziali che si sono diciamo dimostrate particolarmente critiche, e quello che ha poc'anzi detto il collega Como rispetto ad alcune innovazioni, rispetto ad alcune problematiche complessive che all'azienda, ci dice quanto la problematica emergenziale sia importante rispetto anche al disegno delle prospettive future. Poi abbiamo un secondo, diciamo, elemento di cui far tesoro, che è invece la programmazione futura, perché questa azienda potrebbe anche essere volano di una dimensione economica diversa, non solo la problematica di mantenere i livelli occupazionali e di dare giusto riconoscibilità e riconoscenza in termini anche di salario ai dipendenti. Il tema del premio di produzione ne è un esempio, ma l'azienda può avere anche prospettive perché può essere anche volano di elementi che producono economia, no? Pensiamo alle potenzialità rispetto a tutte le questioni ambientali, a questo territorio Dio solo sa quanto ne avrebbe bisogno, pensiamo ad altri settori nei quali potrebbe prevedere
vedersi anche uno sviluppo. Quindi da una parte innovazione, dall'altra visione strategica e sviluppo, naturalmente per poter pensare anche ai traguardi futuri bisogna anche gestire il presente ed eventualmente le situazioni emergenziali. Ecco perché il ruolo della presenza della parte pubblica rispetto anche alle prospettive future è importante, e dal mio punto di vista ritengo che questo debba essere l'orizzonte entro il quale muoversi. Quindi ok, mettiamo sul mercato ciò che sul mercato può stare, se questo migliora il servizio al cittadino e non mette in discussione anche, diciamo, il capitale umano delle aziende, cioè la sua forza lavoro, ma attenzione che queste aziende hanno anche in prospettiva futura una funzione sociale importante, e quindi la dimensione della presenza della proprietà e quindi dell'ente pubblico è importante nei limiti e nelle misure che, insomma, i percorsi che sceglieremo insomma ci diranno di poter seguire. Qualsiasi elemento anche di innovazione, di strategia e di scelta deve essere fatto tenendo presente anche la possibilità di far partecipare a questi processi quello che io ho chiamato il capitale umano, e cioè il valore di ciò che costituisce l'azienda, che è il servizio che dà, ma anche coloro che permettono che questo servizio ci sia. E da questo punto di vista non è derogabile la possibilità di mettere nelle condizioni i lavoratori di svolgere al meglio il loro lavoro, perché tanto c'è un tema che è la responsabilità della sicurezza sul luogo del lavoro, cioè è tutelato dalla legge 81/2008, e per quanto riguarda i lavoratori di ambiente questo elemento va tenuto presente sempre e in tutti i casi sui posti di lavoro, ma le condizioni denunciate dai sindacati meritano un'attenzione oggi, perché se vogliamo pensare al futuro dell'azienda dobbiamo pensare anche al suo presente, quindi oggi. Non è derogabile, e naturalmente anche il tema di poter avere risorse per fare investimenti non può tradursi solo il privato lo fa meglio, ma l'attenzione, diciamo così, del pubblico rispetto a questo deve essere di allerta vigile. Ed è per questo che le parti sociali e le parti naturalmente di rappresentanze sindacali sono strategiche nel momento in cui si disegna il futuro di queste aziende. Dico che nelle prospettive, che tra l'altro, diciamo, nei documenti sono anche rintracciabili, sia nel documento unico di programmazione, peraltro ci sarà una sessione anche di confronto, sia naturalmente gli atti di indirizzo che ha prodotto l'amministrazione. La gara a doppio oggetto è stata oggetto di un atto di indirizzo votato in consiglio comunale, quindi naturalmente quello è un dato di partenza prioritario. L'amministrazione parla con gli atti, poi naturalmente i confronti sono fatti anche delle interlocuzioni, dei dialoghi tra amministrazione, quindi proprietà, e parti sindacali e aziende, ci mancherebbe altro, però ci sono degli atti e su quelli, diciamo, si deve fondare ovviamente la considerazione rispetto alle prospettive, alle strategie future, che sono anche condizionate naturalmente da provvedimenti che sono esogeni rispetto all'amministrazione. È stato citato prima il provvedimento dell'authority, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo tenere la sollecitazione a costituire il soggetto unico, le dinamiche territoriali, i fattori sono molti, per cui io credo che anche un tavolo permanente di confronto a livello politico con le rappresentanze sindacali sia importante. C'è il livello del confronto che è tipico delle relazioni sindacali tra management e naturalmente rappresentanze sia aziendali che di categoria, e c'è un tavolo più politico che naturalmente deve coinvolgere gli interessi dei lavoratori, dei cittadini, la dimensione pubblica, per poter innescare un processo partecipativo anche rispetto alla prospettiva futura. E questo io credo che sia un elemento sul quale dobbiamo lavorare di più e meglio. Forse in questi termini la comunicazione non si deve limitare solo a quella istituzionale, ma qui sì, un di più di politica rispetto alle prospettive, e non la politicizzazione delle aziende, come è stato detto, credo che possa essere un valore aggiunto. Dico però una cosa a chiare lettere, che per fare tutto questo ci vuole un clima aziendale sereno.
e che quindi alcune scelte fatte dal management di AMAG rispetto a ruoli che devono rimanere nell'ambito strumentale di ciò che quei ruoli rappresentano. Se io ho un consulente, deve fare il lavoro che fa un consulente per darmi i dati necessari a formare le scelte che devono essere, diciamo, assunte, ad avere elementi sulle quali fondare le mie scelte. Ricordo che qui, in questa situazione, chi mette le firme è l'amministratore delegato, che è responsabile delle firme che mette, no? E quindi deve essere il primo, diciamo, attore con il quale rapportarsi rispetto alle scelte che vengono assunte. Tutto il resto, io sono convinta di questo, non fa venir meno il lavoro di squadra, ma il definire i ruoli e sapere qual è la responsabilità di ciascuno rispetto ai ruoli che egli ricopre o ella ricopre è fondamentale per creare un clima nel quale la trasparenza e la chiarezza delle funzioni di ciascuno concorrono tutte quante insieme a raggiungere l'obiettivo. Sgombrare il campo da situazioni poco chiare, secondo me, è imprescindibile, perché la fiducia all'interno di un'azienda che i lavoratori devono avere nei confronti di chi l'azienda la dirige e sentirsi partecipi di un progetto complessivo presuppone trasparenza. Trasparenza che naturalmente deve esserci anche diciamo nelle relazioni con il dovere che ogni singolo lavoratore ha nei confronti dell'azienda e nei confronti di un'azienda che rende il servizio pubblico. Ma naturalmente io mi sento di stigmatizzare ogni atto che è volto a mancare di rispetto ai lavoratori, anche quando i lavoratori vanno sanzionati disciplinarmente, perché ci sono gli istituti delle sanzioni che sono tutelate anche dalle norme, ma mai venir meno rispetto alla alla dignità, mai venir meno ad atteggiamenti che creino un clima diciamo un clima non di serenità all'interno dell'azienda, mai venir meno al principio della trasparenza, mai mettere in discussione, diciamo, che un'azione all'interno dell'azienda possa avere una ricaduta di per secondi fini o peggio, per fini di tipo personale. Quindi io consiglierei, da questo punto di vista, di sgombrare il campo, perché questo sarebbe già un passo avanti rispetto alla credibilità complessiva, reciproca, che all'interno dell'azienda deve esserci, parlo di azienda complessivamente, proprio per le sfide che abbiamo di fronte e che sono inderogabili e che devono avere l'obiettivo di tutelare i livelli occupazionali, perché naturalmente se diciamo che queste aziende producono un servizio pubblico, deve essere prodotto con, diciamo, risultati che siano soddisfacenti, perché oggi lo sappiamo bene che i risultati non soddisfano, credo, nemmeno gli operatori stessi dell'azienda, penso ad AMAG Ambiente. Lavorare nelle condizioni in cui i lavoratori devono svolgere il servizio, poi ci sarà anche chi magari deve essere ripreso perché il servizio non viene svolto bene, per la carità, questo succede in ogni azienda, ma naturalmente la prima condizione è essere messi nelle condizioni di poter svolgere al meglio il servizio, e quindi credo che l'insoddisfazione nasca anche per il fatto che non sempre si può rispondere al meglio delle condizioni date quando si svolge un servizio. Penso che i lavoratori stessi sarebbero contenti di poter svolgere un miglior servizio e avere maggiore considerazione anche per il ruolo sociale che lo stesso servizio ha all'interno della città, ma naturalmente devono essere messi nelle condizioni di poterlo espletare al meglio, e quando non si può pensare di farselo solo con le proprie forze, è ovvio che si devono traguardare obiettivi diversi, ma questo facendo molta attenzione al rispetto e alla dignità dei lavoratori, ai loro diritti costituzionalmente garantiti, al clima aziendale, alla difesa dei posti di lavoro, perché se queste aziende hanno una ricaduta sociale, e pensiamo naturalmente a tutto ciò che riguarda per esempio il tema delle bollette, il tema del rapporto con i cittadini, la ricaduta sociale ce l'hanno anche diciamo i livelli occupazionali e la tenuta di una situazione che è finalizzata anche alla coesione sociale e civile, che
l'ente pubblico deve comunque garantire. Ovviamente tutte queste sono sfide che alzano l'asticella del confronto, ma non possono prescindere dal clima aziendale, dalla definizione e dalla funzione che ciascuno deve svolgere, dalla disponibilità al dialogo e soprattutto dal rispetto. Questa è la precondizione per fare qualsiasi azione che possa essere di miglioramento, di innovazione o naturalmente di scelte che possono anche essere scelte difficili, ma quanto più sono difficili, più la dimensione della partecipazione deve essere garantita e più il rispetto del lavoratore, del clima che in azienda si costruisce deve essere attenzionato. Io lo dico all'amministratore delegato perché tra l'altro è colui che si assume più di altri la responsabilità per la presidenza, ci ha detto che ha scelto di non avere se non la funzione di rappresentanza, diciamo, istituzionale, e quindi l'amministratore delegato è colui che assume tutte le scelte, ha la responsabilità, e credo che in queste responsabilità ci sia anche la responsabilità di riconoscergli da parte nostra il ruolo che deve avere e la responsabilità di garantire il clima necessario che deve esserci dentro l'azienda. E da questo punto di vista l'ascolto con dei sindacati, l'ascolto dei dipendenti, l'attenzione a quello che succede nell'azienda e la non sottovalutazione, perché io quando mi sono sentita dire dalla presidente che la dottoressa si è improvvidamente firmata col nome della madre, sono trasecolata, perché nella pubblica amministrazione se io da docente mi firmo con un altro nome c'è il licenziamento senza preavviso, quindi bisogna stare molto attenti e recidere alla radice tutto ciò che può creare poca credibilità o diffidenza o un clima poco sereno, e questo è necessario tanto più se abbiamo obiettivi che sono importanti come quelli che sono stati enunciati e come il percorso che naturalmente dobbiamo avviare, di cui siamo responsabili tutti. Grazie. Bene, grazie consigliera Rossa, che tra l'altro ci ha dato, diciamo, come spunto l'idea del tavolo permanente, ma in realtà non è uno spunto, è un'idea, ma è quanto noi chiediamo già da tempo e con forza, e quindi oggi diciamo che siamo contenti che anche la maggioranza abbia preso atto di questa necessità, quindi la Commissione Bilancio può essere sicuramente il tavolo permanente che si chiede. L'ingegner Rava sta andando via, avevo da chiederle anche come era finita quella questione appunto della psicologa, visto che è venuto fuori l'argomento, aveva detto che ci avrebbe detto, ma direi che capisco l'ora e capisco i suoi impegni, ma penso sia utile poi rivederci prossimamente, vista anche la disponibilità dell'ingegner Franzino nella giornata di oggi, giovedì. Per il momento la ringrazio. Grazie. Grazie. La parola all'assessore Laguzzi. In realtà poi con gli interventi anche del consigliere Come Rossa hanno un po' ristabilito. Io l'unica cosa che a un certo punto volevo un po' sottolineare quando c'è stato, era di, secondo me, rivolto verso i consiglieri di minoranza, proprio perché i sindacati svolgono una funzione indipendente. Io credo, frase del tipo, noi siamo qui, rivolgetevi a noi, per come se voi foste il tramite delle istanze dei sindacati, non è, ci sono tutte le forze politiche che possono essere il tramite, la stessa maggioranza che amministra la città, ma noi abbiamo sono state incontrate diverse volte, credo, e poi saranno i sindacati a rispondere. Io sono una persona per l'indipendenza dei sindacati, quindi anche un'esagerazione di retorica dove si cerca di tirare per la giacchetta i sindacati, secondo me non è corretta. Noi le interlocuzioni con i sindacati le abbiamo avute, abbiamo sottolineato. Certo, proprio per questo motivo io credo non vadano tirate per la giacchetta, ma il fatto che siano qua presenti siano esattamente il motivo, come ci sono state anche altri momenti di confronti. Quindi questo è il tema, forse evitare, ma come, io non voglio attribuire falsità, questo tema sempre che viene richiamato sul fatto, ad esempio, visto che tornate le gare a doppio oggetto, la vendita di Alega su un conto. Io ad esempio, l'ho sottolineato l'altro giorno in consiglio, sarebbe una domanda interessante oggi su cui interloquire. Ho sempre ritenuto, ho sempre portato l'esempio che lasciamo perdere la decisione di mettere a gara l'80% di Alega, che fosse giusto, scorretto, è stata una scelta,
ma che per quanto mi riguarda tutte le risorse ottenute da quella messa a gara, da quella cessione, andassero reinvestite all'interno dell'azienda e non divise tramite per il 50% un dividendo ai comuni. Questo accennava il consigliere Como, perché 8 milioni di euro sono stati, se non ricordo la cifra, circa metà dello scaturito dalla vendita di Agelegas distribuiti come dividendi. Questo cosa vuol dire? Che basi di economia aziendale, quando si redistribuiscono i dividendi per degli utili, è un qualcosa che può essere fatto. Nel momento in cui invece il dividendo si redistribuisce ai soci, sulla vendita di una parte, di una controllata della società, si sta svalutando la società stessa. Se quegli 8 milioni, io chiedo, li avessimo invece reinvestiti all'interno dell'azienda, per esempio di Amagambiente, oggi forse noi non saremmo nella condizione di dover ricapitalizzare l'azienda con una messa a gara. Questa poteva essere una scelta, eventualmente, cioè quella di non utilizzare dividendi perché fossero redistribuiti ai soci. Poi, fermo restando che fratto sono andati anche agli altri soci, giustamente non solo il comune di Alessandria. Quindi questo è un tema, ad esempio, un tema che veniva. Una differenza quando noi parliamo di gare, fra l'altro doppio oggetto, che quindi vincolano anche poi il partner che subentra a comunque la prestazione di un servizio, come dicevo, una cessione temporanea del capitale sociale, noi comunque abbiamo sempre affermato che tutto verrà reinvestito all'interno dell'azienda. Questa è una differenza di posizione. Non per dire che bisogna fare lo scontro i Guelfi e i Ghibellini, tutto, guardate, tutto dalla nostra amministrazione è stato fatto spesso che non uno scontro tra Guelfi e Ghibellini, anche proprio solo nello stile, cioè il fatto anche solo che onestamente nessuno di noi cerchi di tirare appunto i sindacati da una parte, sono con noi, sono con voi, è già un esempio secondo me della, in un certo senso, rispetto dell'indipendenza dei sindacati, ecco, che svolgono una funzione, io sono più che d'accordo, fondamentale all'interno delle strategie di un'azienda, all'interno di una società, ma che proprio per questo non è che devono essere tirati come appartenenti, poi tipo rappresentati dalla minoranza, sono rappresentati in generale anche da tutte le forze politiche, meglio, hanno come interlocutori, credo, tutte le forze politiche, perché poi hanno una rappresentanza che è indipendente. Quindi mi sembra che comunque poi gli interventi successivi abbiano ristabilito un po' questo equilibrio che secondo me a un certo punto non c'è. Sulla questione, ad esempio, invece vorrei fare un esempio specifico. Abbiamo parlato del ruolo del sistema idrico integrato, che credo che sia uno dei temi veramente fondamentali su cui per il futuro della nostra azienda partecipata, ma in generale delle aziende partecipate del territorio, sulle quali immagino che poi sicuramente le rappresentanze sindacali siano presenti in entrambi. Ecco, il tema della capacità aggregativa delle aziende può passare anche tramite, anzi sicuramente anche tramite un'importante azione, credo, sindacale, oltre che della politica, che fa un suo ruolo di indirizzo delle aziende partecipate, che hanno avuto, sappiamo, nel nostro passato, le due aziende che hanno operato sul sistema idrico integrato del reti idriche e gestione acqua, hanno avuto sicuramente dei momenti di frizione, addirittura hanno anche una causa in corso per via della questione della diversa interpretazione. Tu quando vedi Cina schiacci un bottone e si apre, se sarà un tanto di uno solo. Se tu guarda, scendi, chiudi, passi davanti anche. No, sto. Diciamo il microfono. Vedi? Si chiuso. Quindi credo che ad esempio in questo una capacità, un ruolo svolto dai sindacati possa essere essenziale anche per creare quel clima, perché sappiamo che nei momenti in cui ci sono sicuramente dei processi di aggregazione, uno dei temi principali è la tutela dei lavoratori, la tutela e spesso la paura è quello, il timore è quando ci sono i processi di aggregazione che ci sia una sovrapposizione di funzioni e di competenze. Ecco, quindi il ruolo dei sindacati in questa partita, che secondo me gioca davvero, non voglio dare delle percentuali, ma davvero mi viene da dire almeno il 60-70% forse del futuro di AMAG e probabilmente anche delle altre partecipate territoriali, perché sulla creazione di un gestore unico, sia perché stiamo parlando della possibilità di sbloccare appunto le risorse PNRR che dicevamo, sia perché la creazione di un gestore unico
che poi possa nel giro di realisticamente un paio d'anni arrivare a un nuovo affidamento ancora più lungo e più quindi solido anche nei confronti delle banche, del sistema creditizio, è qualcosa che può dare un grande futuro, una grande stabilità proprio ai, diciamo, ai lavoratori delle aziende partecipate. Quindi questo è un tema, secondo me, molto interessante da approfondire, in cui credo che noi come parte politica facciamo e come parte amministrativa facciamo la nostra parte e le aziende la fanno. Credo che in questo il tavolo e il ruolo dei sindacati sia fondamentale. Poi, vabbè, volevo solo fare dei cenni su alcuni commenti che sono di fuori sulla questione di Arma. Adesso poi forse mi dilungherei in temi in cui non, diciamo, forse non attengono specificatamente a questa commissione. Soprattutto io non voglio sottrarre tempo, perché ad esempio anch'io sono qui principalmente poi per ascoltare quelle che erano istanze, quindi preferisco, detto questo e fatta questa puntualizzazione, fermarmi qui e lasciare invece per continuare l'ascolto poi della risposta dei rappresentanti dei sindacati. Grazie. Allora hanno chiesto la parola Alessandro Porta, Cavanna Stefano e Roberto Marengo. Prego. Allora, volevo prima di tutto fare una precisazione, perché quando anche noi quando parliamo diciamo alcune cose perché ne siamo informati, quindi se ho citato il fatto che una società consulente ha messo sul piatto i dipendenti di Amag Ambiente, il passaggio dei dipendenti di Amag Ambiente ad una società privata, è perché c'era un documento che è stato messo in visione a diversi dipendenti di Amag Ambiente della stessa società alla presenza del presidente. Quindi mi fa specie che non ne sia a conoscenza l'ingegner Rava, e mi fa specie che il presidente del consorzio si sia dovuto spendere perché questo non avvenisse. Quindi direi che più che una boutade è un dato di fatto, e questo insomma non è bello in questa sede dire che non è esistito questo passaggio, perché si sono anche interpellati degli avvocati sulla piazza di Torino. Aperta e chiusa questa cosa, non è polemica, però noi siamo abituati a mettere le cose in tavola, a dirci quello che dobbiamo dirci per cercare poi di evitare di fare gli stessi errori, perché altrimenti è inutile che stiamo qua. Poi volevo anche rassicurare un pochettino chi è intervenuto anche prima rispetto al fatto che noi ci facciamo più o meno tirare per la giacchetta da qualcuno. Allora, noi facciamo attività sindacale, ognuno di noi ha un'ideologia politica, però questa rimane all'interno di un seggio elettorale nel momento in cui si va a votare o eventualmente in campagna elettorale. Io ho 40 anni di sindacato, ho cominciato a sedermi su questi scranni col sindaco Mirabelli, sono qua con il sindaco Bonatti, quindi un po' di esperienza penso di averlo, ho fatto anche un po' di politica, sono stato presidente di quartiere e quindi qualcosina in giro si è fatto, e quindi credo di essere capace a spogliarmi e a farmi scivolare addosso alcune cose e di rispettare il ruolo per il quale sono stato eletto in un congresso in maniera assolutamente democratica. Questo lo dico perché non è neanche vero che durante questi anni noi non abbiamo fatto interventi anche pesanti, perché qui c'è il sindaco Rita Rossa che è in collegamento via call, gli abbiamo messo una cassa da morti in cortile quando lei era sindaco. Abbiamo fatto interventi con sindaco Fabio, abbiamo fatto dei cortei in città con sindaco Fabio che riempivano via Guasco dall'inizio alla fine, perché siamo partiti da ATM, da AMAG, da AMIU in contemporanea per incontrarci e poi arrivare a manifestare. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare con i sindaci che erano presenti in quel momento. Oggi c'è il sindaco Bonante, noi nelle nostre lettere non abbiamo fatto nessun attacco a livello politico, abbiamo semplicemente scritto tutto quello che secondo noi non quaglia rispetto alla gestione, nel mio caso di AMAG Ambiente, i colleghi rispetto a gas e acqua. Noi vogliamo un tavolo tecnico, noi vogliamo parlare di questioni tecniche. A noi fa specie che si sia arrivati alla soluzione della gara a doppio oggetto, che peraltro non abbiamo contestato, siamo stati convocati
in consorzio, ci siamo fatti una riunione con Bressan e con il direttore del consorzio, ci hanno spiegato il perché e il per come di questa roba. Veramente avremmo voluto saperlo prima, cioè magari ci sarebbe venuto in mente di dire che prima di andare a gara rispetto a mettere a gara Magambiente, magari si poteva valutare di cercare un partner rispetto alla holding. Perché dico questo? Perché ogni tanto fa comodo andare a vedere Acos e ogni tanto non fa comodo andare a vedere Acos. Cioè, se andiamo a vedere Acos, che ha 30 dipendenti, qualcuno diceva 25, ma sono una trentina di dipendenti che gestiscono la holding, e qui siamo partiti da 90, è chiaro che c'è un problema. Però se il costo del lavoro della holding lo paga in service a Magambiente con 1,8 milioni, scusatemi il francesismo, ma a me c'erano le balle. Chiaro? Perché poi non mi si spiega il valore economico del 1,8 milioni, mi si dice dobbiamo dare 1,8 milioni. Vabbè, ho capito, ma qualcuno me lo certifichi, mi spieghi perché io devo prendere dei lavoratori, mettergli le ruote sotto le sedie e spostarli avanti in drain in continuazione, che tra l'altro c'è anche un problema di pagamento di premio, perché qualcuno prima era da una parte, poi è andato dall'altra, poi è tornato indietro. Questa non solo è disorganizzazione, ha un costo, e in ogni caso non giustifica il 1,8 milioni euro, che è stato abbassato, ma non è ancora sufficiente. Se Ambiente non avesse dovuto pagarli, fermo restando che rimango dell'idea che debbano gestire o dovrà gestire in futuro chiunque arrivi e gestisca queste società i proventi della tassazione, della tassa, perché lavorano per quello, perché altrimenti è inutile, io mi chiedo perché non si sia potuto in tempo utile lavorare per permettere di pagare il premio ai lavoratori. Io ne faccio una questione sindacale, non una questione politica. È una vergogna, è inaccettabile che mi venga un presidente in una riunione sindacale a dire: sapete cosa vi dico? Facciamo così. Se non riusciamo a dare i soldi ai dipendenti di Magambiente, li togliamo dalle tasche degli altri e li diamo di qua. Ma questa è una follia. Cioè, noi siamo persone civili, ma fossimo degli incivili, rovesciamo il tavolo e ce ne andiamo. Ma che di cosa stiamo parlando? Allora, le consulenze hanno un costo, e questo l'abbiamo chiarito. Le esternalizzazioni hanno un costo e tolgono la possibilità di un reintegro di persone che oggi potrebbero avere, e anche domani, essendo un lavoro usurante a rischio di infortuni, lo ripeto, un riallocamento all'interno dell'azienda, perché sennò c'è licenziamento. Non ci proviamo. Non ci proviamo a fare un lavoro del genere. Vorrei capire come si utilizzano anche i servizi esterni, perché io vi posso dire che ho fatto due cause per due lavoratori che sono stati utilizzati e sono stati AMA che è stata costretta a assumerli, perché se li gestisco male poi li prendo, perché se sbaglio poi li prendo. Tutte queste cose che hanno rilevanza sindacale, in un confronto continuo magari escono e magari ci si pone anche rimedio. Come utilizzo il personale? Perché ho un sacco di vertenze sugli inquadramenti del personale? Perché probabilmente è utilizzato in un certo modo, ma è pagato male. E se in sede di giudizio le perdo tutte, i casi sono due: o un avvocato che non è capace, o le vertenze hanno tutto un peso e devono andare a buon fine per forza. Questo è un problema. Io non nego il fatto, qualcuno ha detto che voi non ci ascoltate. No, non è vero, con te abbiamo parlato ultimamente, non è questo il focus, è un altro. Ma al tavolo abbiamo un peso o siamo lì a scaldare una sedia? Cioè, il tavolo è paritetico o non è paritetico? Perché per venire a perdere le giornate, a esprimere dei concetti e poi alla fine noi non vediamo niente che torna a casa rispetto a quello che sindacalmente possiamo proporre, e non sempre abbia ragione, ci mancherebbe altro, magari diciamo anche delle castronerie, però diventa difficile poi andarlo a spiegare ai lavoratori. Quindi il tavolo deve essere necessariamente paritetico, ognuno per il suo ruolo. Io non mi posso permettere di sostituirmi all'amministrazione comunale piuttosto che a un consigliere comunale eletto dai miei concittadini, eletto da noi. Però io ho un ruolo, io sono un dirigente sindacale, e questo ruolo o me lo fate fare, altrimenti lo faccio a casa mia, lo faccio nelle aziende, ma con voi diventa difficile farlo. Cioè, io mi chiedo come mai, ho finito, a livello confederale, perché sono in segreteria confederale, il 21 di ottobre abbiamo fatto una richiesta di incontro urgente. Oggi è il 29 di ottobre, non si hanno notizie, non si hanno lumi.
Se noi chiediamo un incontro urgente a livello confederale, quindi non l'ho chiesto io, l'hanno chiesto Marco Ciani, l'ha chiesto Franco Armosino, l'ha chiesto Claudio Bonzani. Poi l'ho firmato io perché non c'era Claudio Bonzani, ma questo è un altro ragionamento. Però, io mi chiedo come mai a stretto giro non abbiamo ricevuto una risposta. Tutti noi siamo oberati da impegni, tutti noi siamo carichi, però c'è un momento, è un momento di grande difficoltà e di grande fermento, più tempo passa, peggio è. Questo succede. Noi ieri abbiamo dichiarato sciopero in un'altra azienda, in Cinque Valli, che è a Monleale, non me ne voglia caviglia, però questo è successo perché questo si doveva fare. Però è la stessa cosa, cioè per un po' aspettiamo, poi basta, perché non si può continuare a mettere a rischio aziende di proprietà pubblica e il posto di lavoro della gente. Il confronto deve essere serrato, noi abbiamo un ruolo e questo ruolo vi chiediamo di farcelo esercitare anche in queste stanze, perché vogliamo, abbiamo la pretesa, ma lo dico nel senso buono, di essere quantomeno consultati, perché l'esperienza che abbiamo, io ce l'ho da 40 anni, magari c'è anche qualche collega che ce l'ha anche più profonda, non lo so, sarà dura perché io ho 63 anni, gli altri sono tutti più giovani, però l'esperienza fa e l'impatto, la vicinanza con i lavoratori, anche questo aiuta. Perché si diceva che non vogliamo la politica nelle aziende? Ma non perché la politica non deve essere in azienda, perché la politica ha un ruolo molto importante, ma ci manca ancora. Il problema è un altro. Il problema è che in azienda deve parlare uno. Cioè non è che abbiamo il telefono che all'etichetta telefonate della politica ogni 5 minuti arriva una telefonata e qualcuno si inventa qualcosa di strano e invita chi è in quel momento seduto di qualsiasi parte politica sia a intraprendere una strada diversa magari rispetto a quella che si è già concordata. Queste sono le ingerenze che non devono avvenire, perché 25 anni fa c'era già un presidente che nel CDA di l'ex Amio si è fatto votare, si è fatto assumere come direttore in Amio, cioè non è che lo scopriamo oggi, è roba che già c'era. Il problema è che c'è ancora, il problema è che c'è ancora. Non esiste che si cambi lo statuto di una società come Reti Idriche come se fosse la mia, ma stiamo scherzando, e siete voi che dovete dire brutto e cattivo, ma vai a casa, cioè, ma non si fanno questi lavori qua, ma come faccio io a dare davanti a un lavoratore a spiegargli queste robe? Ma mi riga la macchina come hanno già fatto, ma hanno ragione. Io chiedo, io chiedo che si dia un ruolo diverso, magari a livello confederale se preferite, scremare un pochettino il dialogo e i confronti, però ci deve essere un'apertura rispetto ai sindacati che non abbiamo visto negli ultimi anni, non solo da questa giunta ma negli ultimi anni. Noi riteniamo di poter dare una grossa mano in tutti i sensi, quindi per favore non ci facciamo tirare dalla giacchetta, questo ve lo dico subito, ma nello stesso tempo non vogliamo neanche essere passivi rispetto a certe decisioni, perché altrimenti si apre un fronte completamente diverso. L'ha già detto Francesca all'inizio, quando è intervenuta lei, qui o torna qualcosa o faremo strade diverse, sempre più importanti, perché siamo andati al Ministero quando è stato necessario e non vedo perché non si possano ripetere certe cose. Posso solo una precisazione, Presidente, sul fatto... soltanto sul fatto che nell'incontro che è stato richiesto, credo che questo possa essere di interesse comune a tutta l'Aula e anche ai sindacati stessi, che è stato richiesto il 21 ottobre, abbiamo attivato delle interlocuzioni informali per trovare una data che andasse bene, avendo tanti soggetti in campo, che andasse bene a tutti. A me risulta che ieri sia stato comunicato comunque una data possibile per il 7 novembre, che è quella, quindi volevo solo precisare questo per dire che noi abbiamo dato comunque subito seguito. Grazie. La parola a Stefano Cavanna. Sì. No, cercherò di essere abbastanza breve visto l'ora. E no, ma io voglio fare un intervento più pragmatico. Intanto, vabbè, grazie Presidente di averci convocato. E grazie a tutti i rappresentanti delle parti politiche, questa è una cosa veramente importante. La considerazione
credo che a questo punto venga abbastanza spontanea. Allora, noi abbiamo uno stato di agitazione in ambiente aperto dalla primavera del 2023, congelato, riaperto, congelato. Siamo andati a numerosi tavoli, abbiamo fatto lo sciopero, abbiamo fatto tutta una serie di azioni sindacali in tutela dei lavoratori dell'azienda e dell'interesse pubblico. Perché guardate che questo incontro, questa udienza, ha senso se usciamo di qua con un fatto compiuto. Perché non voglio neanche entrare in merito al fatto che ci si prenda un po' per la giacca e veniamo adulati dalla parte politica. Noi no, noi facciamo un sindacato, facciamo l'interesse dei lavoratori. E abbiamo un ruolo tecnico. Vogliamo un ruolo tecnico. Allora, se poniamo dei problemi e andiamo in prefettura, ancora l'ultima volta ci siamo andati prima dell'estate, andiamo in prefettura e davanti al prefetto poniamo delle tematiche importanti, una di queste è la sicurezza dei lavoratori, ok? L'altra sono le relazioni sindacali e tutta una serie di situazioni sulla formazione, perché guardate che non è banale, ma interessa soprattutto anche a voi amministratori. Perché la formazione, oltre a far sì che non avvengano incidenti sul lavoro e quant'altro, che quella è di legge, e guardate quell'azienda, l'azienda Amagambiente, e mi dispiace non vedere qui il presidente, perché questa sarebbe stata anche una sede importante di interlocuzione, ok? Allora, sulla formazione, l'Amagambiente è da terzo mondo, con rispetto parlando del terzo mondo, perché se entriamo nello specifico, io faccio tanta sicurezza sul lavoro, ma se entriamo sullo specifico, ma guardate che non lo so a che punto possiamo veramente dire che siamo attenti sulla sicurezza dei lavoratori, perché noi, e in primis voi, e il Presidente, noi dobbiamo far sì che i lavoratori rientrino a casa la sera. Se non sono formati, se non ci sono i livelli minimi di formazione che vanno fatti su, e non voglio entrare nello specifico, su tante specifiche formazioni sulla sicurezza e anche sulle tecniche, perché l'azienda, gli amministratori qua dentro devono formare il lavoratore in base a quello che devono fare, ci sono dei protocolli, ci sono tantissime modalità di intervento, ok? Tutta questa serie di contestazioni disciplinari che non le ho mai viste, io seguo tantissime aziende, le seguo, ormai sono vecchissimo, le seguo da tantissime, non le ho mai viste da nessuna parte, in primis hanno un costo, ok? L'80-85%, perché adesso mi sono un po' impuntato, io sono un po' anche testone su certe cose, le vado a discutere io, non le lascio fare agli aziendali. L'85% di queste contestazioni sono nulle o prescritte, ok? Ma sono anche fatte male, poi hanno un costo. Il costo, lo sapete qual è il costo vero? Il costo è vero, è che se io non dico al lavoratore cosa deve fare, in che modo deve farlo, con che strumenti, e non gli fornisco i strumenti. E questo, guardate, che è un minimo investimento, perché ho sentito parlare di tanti investimenti, certo, assolutamente, la programmazione, gli investimenti si devono fare. Poi andiamo a cercare le amministrazioni, andiamo a cercare gli amministratori che devono farlo, però la formazione e gli investimenti che costano poco in azienda con le figure, con le maestranze che ho, guardate che vanno fatte. Noi sindacati molto umilmente ci siamo messi a disposizione, anche perché, lo diceva Alessandro, l'amico, 40, 50 lavoratori che hanno delle prescrizioni, con delle limitazioni. Oggigiorno, in un'azienda come l'AMAG, che spende 1.000.000-1.200.000 euro di noleggio dei mezzi, ma questi lavoratori qui li può rendere super produttivi. Ci sono 1000 attrezzature, io faccio un esempio, è calzante, lo faccio sempre, in aziende che fanno assemblaggio di autovetture. Il lavoratore che lavora 6 ore
con un trapano, con le mani alzate, non ce la fa. Ci sono degli esoscheletri. Nell'igiene ambientale ci sono 1000 attrezzature, ci sono 1000 modi di evitare che questi lavoratori qui si scassino ancora di più oppure vadano in mutua. Questo è un debito. Quindi, ma il sindacato fa questo. Il sindacato si è seduto al tavolo in prefettura, ha posto 4 questioni inderogabili. C'era presente anche una parte politica, c'erano 2 assessori, c'era il vice sindaco, che anche loro erano d'accordo su questo. Dovevamo, è stato aperto un tavolo tecnico in azienda. Questo tavolo tecnico qua, ci siamo seduti, allora, carichi di lavoro, sicurezza del lavoro, premio produttività, perché guardate, è importantissimo questo, riconoscere al lavoratore la produttività e non deve essere discriminante rispetto ai lavoratori di un'altra azienda, perché lo diceva Alessandro, in AMA c'è una transumanza di lavoratori che vanno avanti e indietro, ma mi volete spiegare perché un lavoratore che adesso si trova in AMA, che ha lavorato 6 mesi nella holding, non può prendere la produttività? Lui non ha concorso nella produttività nel premio collettivo, lo diciamo da tantissimo tempo. Allora, insieme a queste, cioè di queste 4 problematiche non ne abbiamo risolto una, tutti ci hanno detto di sì, ci siamo seduti al tavolo, una riunione, quella dopo si smentivano da soli. Adesso a me fa anche piacere che mi si dica che il premio del 2023 c'è e quello del 2024 anche, quindi noi siamo stati per mesi a discutere del nulla, ma ci sta, fa parte anche del nostro lavoro, però non credo che sia la sede più idonea. Allora, ci si trova nella sede deputata e si fanno i ragionamenti del caso. Mi va bene che sia un'apertura, sono contento. Mi dispiace che l'amministratore delegato sia andato via, perché, ripeto, non siamo noi che abbiamo convocato, siamo noi con massimo rispetto del suo operato, però visto che c'era questa convocazione, noi vi abbiamo dedicato il nostro tempo, perché è il tempo dei lavoratori, dell'azienda e della cittadinanza. Allora, ci si sta a discutere, si sta al tavolo fino, oppure si rimandano, si riaggiorna. Non è una polemica, non faccio politica, voglio fare veramente il tecnico e l'interesse dei lavoratori, perché noi, guardate, che abbiamo un ruolo che può essere anche non tanto considerato, ma quando torniamo là in azienda, quando andiamo davanti ai lavoratori, ai nostri iscritti, a quelli che dobbiamo rappresentare, ci pongono delle domande, dobbiamo rispondere. E non è facile rispondere ai lavoratori quando c'è uno stato di agitazione aperto dal 2023. Sulle stesse tematiche. Questo è un problema. Adesso io vi chiedo di uscire di qui con un impegno serio, serio, sulla sicurezza, sui rapporti col sindacato, perché non è possibile che tutte le volte veniamo superati dagli avvenimenti e dalle azioni del presidente, che eroga una parte del premio della produttività che può essere nella misura di 190 euro medi lordi per dipendente con un accordo in essere. Con un accordo in essere non esiste. Formazione e sicurezza. Questo credo che sia un impegno che ce lo dobbiamo prendere tutti. Se no, oggi siamo venuti qui, abbiamo parlato, abbiamo avuto delle notizie, almeno da parte sindacale, per i lavoratori non è rimasto nulla. Ok? Grazie. Grazie. Sicuramente convocheremo una commissione con AMAG Ambiente, presente il presidente, dato quello che è stato emerso oggi. Faccio mio quanto lei ha appena detto. Grazie. Roberto Marengo, prego. Ok, ma intanto voglio rassicurare la politica tutta, non abbiate problemi
perché siamo autonomi, indipendenti, il nostro lavoro è quello di rappresentare i lavoratori, per cui non preoccupatevi che sapremo fare bene il nostro mestiere, l'esperienza ce l'abbiamo, così sgombriamo dal tavolo, no, alcune problematiche che sono sorte. No, ma io lo dico in generale, perché la politica è presente tutta, io proprio nella mia autonomia lo dico a tutti. E assessore, scusi. Dicevo, io ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi, molte delle cose che oggi sono state qua dette sono cose che sindacalmente conoscevamo per effetto degli incontri avuti sia istituzionali sia con l'azienda. Il problema è uno, io esco di qua oggi, fatto salvo no, qualche cosa nelle conclusioni, nella stessa identica maniera che sono entrato. Io mentre sono qua ho già ricevuto dei messaggi dai miei delegati chiedendomi novità, non so cosa rispondergli. E questo mi preoccupa. Questo mi preoccupa. Perché vedete, non è emerso niente di progettuale che garantisce livelli occupazionali, servizi all'utenza, sviluppo della società. Io ho sentito parlare, quando viene chiesto addirittura un contributo alle organizzazioni sindacali, che saremmo ben lieti di darlo, sul favorire un ragionamento per il proseguo dei rapporti con gestione acque e quello che sia per andare verso il soggetto unico. Però ricordo una cosa, la legge Galli del 1994, quindi non sono bravissimo in matematica ma mi sembra che sono passati 30 anni, prevedeva già all'epoca che si costituissero i soggetti unici per il ciclo idrico integrato. In 30 anni non ce l'abbiamo fatta. Ma questa è mica colpa del sindacato, dei lavoratori, eh? Questa è una responsabilità politica ed è una responsabilità dei gestori delle società che dovevano andare in quella direzione, che hanno perso 30 anni. Mi immagino se nell'industria ci fosse stato un percorso di questa natura da fare, se ci si poteva permettere di aspettare 30 anni. Ed è chiaro che oggi paghiamo di nuovo le conseguenze di questa inefficienza. Allora scopriamo oggi l'utilità di rincorrere questo percorso a seguito del fatto che il Ministero ha bocciato le risorse del PNRR. Se non vado errato, nel 2018 è stata affidata la proroga in auge dell'acqua, magari mi sbaglio di un anno, vado a memoria. Già all'epoca noi avevamo chiesto al lato di mantenere un tavolo permanente per vedere l'effettivo sviluppo della costituzione del gestore unico. Non ci siamo visti una volta in merito. Una volta. Oggi, perché il Ministero non ci approva le risorse del PNR, scopriamo che dobbiamo correre in quella direzione avendo una proroga entro il 31 dicembre con una società con la quale siamo in causa, perché abbiamo anche questo problema sul tavolo, non nascondiamocelo, e io voglio vedere questo. Allora, quando io dico che esco di qua, che non ho sicurezze, io non ho la certezza di quando andrà, come andrà in porto il gestore unico, anche perché è stato spiegato correttamente prima che all'interno di gestione acqua di Acos c'è una percentuale di un privato all'interno, e io oggi non ho la risposta tecnica, giuridica, organizzativa per poter dire come si risolve quel problema, e non l'ho sentita neanche qua. Allora questa è un'incertezza, no, che continuiamo ad avere. Prima ho citato lo sfoglio del carciofo. Si sentiva parlare di service. Noi abbiamo un altro problema, che il ciclo idrico integrato per le riorganizzazioni, queste sono dichiarazioni aziendali, per le riorganizzazioni che si stanno adottando, aumenteranno il costo del service di reti idriche. Quindi vuol dire andare a creare un ulteriore problema. Quindi io credo che anche quando prima ci sono state date delle risposte sul fatto, oggi diciamo una cosa, domani se ne viene detta un'altra e ci viene risposto sì, perché tutto è così in addivenire che purtroppo quello che vale oggi potrà non valere domani. E sento dire cercheremo. E non è che stiamo giocando a nascondino che ci cerchiamo, no? Allora, l'operazione, la vendita di ipotetica vendita volontà di reti gas e tutto, noi continuiamo a ribadire, oltre alle preoccupazioni espresse dai colleghi su
su Amag Ambiente, che anche per quello che rimane, noi non abbiamo certezza. Sfogliamo questa società e abbiamo dei forti problemi per ciò che viene. Vedete, noi abbiamo bisogno di un piano industriale, perché quando sento dire, la situazione di Amag la conosciamo credo bene tutti perché seguiamo questa azienda da anni, dobbiamo mettere delle toppe, cioè io devo pensare al presente per arrivare poi al futuro. Il rischio vero è che tante volte se si pensa solo al presente però si pregiudica il futuro, perché io se in alcune situazioni metto solo una toppa oggi senza avere una visione di quello che può capitare dopo domani o quello di cui ho bisogno dopo domani, mi limito a mettere la toppa. E io, per carità, perdonate questa mia espressione perché non sono un industriale, ho la sensazione che qua continuiamo a mettere delle toppe, ma il problema vero di questa società non lo risolviamo. Perché dico questo? Perché o si fa e si ha il coraggio di presentare un vero piano industriale dove si dice nell'immediato mi serve questo, ma mi sto strutturando per arrivare lì, allora qualche cosa magari si riesce a fare. Così la vedo difficile. Viene rivendicato il tavolo permanente, gran bella cosa, io sono uno di quelli che crede molto in un modello relazionale costante, quindi dare luogo ai tavoli permanenti, ma i tavoli permanenti devono essere costruttivi, perché se al tavolo permanente poi purtroppo emerge, faremo, dovremo, vedremo, cercheremo e non si hanno risposte concrete, io credo che qualche problema rischiamo di dedicare del tempo a dei tavoli permanenti che non siano costruttive, noi questo non ce lo possiamo permettere. Chiudo con una battuta, è l'ultima azienda rimasta di estrazione ex comunale, cioè a noi dispiacerebbe fortemente fare la fine della centrale del latte. Grazie, Maria Iannacco. Ma allora anche io, come chi mi ha preceduto, ho ricevuto sollecitazioni da parte dei nostri delegati che mi hanno chiesto come procede. Io ho risposto solite cose, ho risposto così. Perché guardate, io ho capito una cosa oggi, purtroppo, aggiungo, cioè che chi prima era l'amministrazione comunale, quindi c'era un colore qui, no? Che ha deciso di vendere una delle società del gruppo, oggi cambia colore, ma la linea strategica rimane quella. Anche questo è, io rimango abbastanza basita da questo, ma questa è una mia considerazione. Ora, ho ascoltato attentamente quello che è stato detto sia dall'amministratore delegato che dall'assessore rispetto a quello che c'è in prospettiva, no? Quello che hanno intenzione di fare. Io vorrei sgombrare il tavolo da un dubbio, e cioè che la decisione della vendita delle reti del gas, che tra l'altro io penso sia una decisione sbagliata, sia frutto del problema che si ha sull'acqua. Perché? Perché voi avete spiegato che si sono stati fatti degli investimenti che cubano 3 milioni di euro, che entro la fine dell'anno si arriverà a 7. Soldi che però non arriveranno perché tutta la vicenda che è caduta sulla questione del gestore unico. Ora, io seguo sia Amag che seguo anche Ato 2, che è stata commissariata per tutta la vicenda del privato, eccetera, eccetera, no? Che non si è riusciti ad arrivare a una soluzione d'intesa, no? E quindi è dovuto intervenire il commissario. Cioè, qua siamo oggi in una situazione dove sull'acqua stiamo andando in quella direzione. Perché? Perché se oggi, e io qui spero e mi auguro veramente che non ci sia un problema di natura politica rispetto a quello che sta accadendo sull'acqua, perché veramente sarebbe altrimenti, questa roba griderebbe vendetta, no? Perché, ma non lo voglio pensare. Perché se è stato fatto un errore rispetto a quello che è stato creato, no? Sul contratto di, non mi ricordo come si chiama,
sull'acqua, che sono stati messi insieme comuni riuniti, AMAG, reti idriche e gestione acqua, oggi si scopre che questa cosa non andava bene, quindi andava fatta in maniera diversa. Da qui il blocco della concessione, e oggi c'è stata data una proroga fino alla fine dell'anno. Nel frattempo sono stati bloccati i fondi PNRR. Ora, è chiaro ed evidente che siccome reti idriche invece, stando a guardare i bilanci, è la società che oggi fa utili, ok? È chiaro che se succede questo, non è che si vendono le reti del gas per poi andare a coprire il casino che è successo sull'acqua, eh? No, voglio essere chiara su questo, perché se oggi emerge che vendono le reti, viene confermata la vendita di AMAG Ambiente, che io veramente quando sono entrata avevo il dubbio, eh? Adesso oggi avete detto che invece andate avanti su questo aspetto. È chiaro che, vabbè, su Ambiente i colleghi hanno già espresso le loro perplessità, io lo faccio per quello che riguarda l'altro pezzo, no? Cioè io dico, ma una volta che si vende, ma cosa accade il giorno dopo? Cosa accade? Perché i lavoratori e le lavoratrici questa cosa l'hanno già vissuta su Alegas. Quando è stata venduta quell'azienda lì? L'80%, è stato fatto il contratto di service. Noi abbiamo avuto lavoratori nella holding che lavoravano per quella società lì, che abbiamo un problema lì. Abbiamo un problema. Quindi se adesso accade che si vende reti gas che cuba 42 persone quella società oggi, almeno gli ultimi dati erano questi, e queste sono le società all'interno dell'azienda, dei reti gas, ma anche lì la holding, rischiamo di avere un problema di nuovo rispetto alle persone che ci sono all'interno della holding. Cioè quindi io voglio sapere cosa succede il giorno dopo la vendita? Perché voi avete detto i soldi non verranno ridistribuiti ai soci, rimarranno all'interno della società e faremo investimenti. Bene, faremo investimenti dove? Sulle rinnovabili. Io dico a questa sede che all'interno di AMAG oggi non sono presenti competenze per gestire quel tipo di settore. E quindi cosa succede? Cioè, oggi abbiamo... Si è gestito in un'azienda, secondo il mio punto di vista, negli anni si è gestita male, il pezzo del gas e il pezzo dell'acqua, ci andiamo a mettere in un mercato dove oggi non ci sono le competenze all'interno della società? Io, ecco, ho un enorme punto interrogativo su questo. Poi guardate, un conto è dire si vende e si vende al privato, un conto è dire si fa un percorso con una società del territorio, anch'essa pubblica. Sono due cose diverse. Sono due cose diverse. Perché qui è stato ricordato che è stata fatta una grande operazione a livello nazionale di Italgas che ha comprato Duiretgas, okay, che ha iniziato il percorso per l'acquisizione. Ora, io credo che in realtà dietro questa grande manovra il governo si dovrà esprimere se è interessato o meno come asset strategico del gas nel nostro paese, perché il gas lo stiamo completamente cedendo ai privati. E poi è chiaro che le multi utility fanno fatica a stare in piedi. Quindi sicuramente su questo so che ci saranno delle... Insomma, è stata fatta una richiesta di incontro anche al governo per capire sulla base dell'acquisizione di Italgas di Duiretgas da parte di Italgas, cioè il governo cosa dirà? Diventa un asset strategico, visto che diventa una delle più grandi aziende del gas a livello europeo? Quindi anche questo non è banale, quello che sta accadendo intorno a noi e rispetto a quello che invece accade in AMAG, eh? Attenzione. Quindi, io qua è stato richiesto un piano industriale, guardate, io ormai non ne sento parlare da molti anni di un piano industriale, perché il piano industriale per avere un senso deve avere una prospettiva di alcuni anni. E quindi noi ogni volta, mi dispiace ripeterlo, però è così, ogni volta che cambia la gestione arrivano i nuovi manager e dicono che tutto quello che è stato fatto prima non andava bene, viene stravolto, e quindi come fai a fare un piano industriale? Il piano industriale deve avere un respiro di alcuni anni. Quindi
sono abbastanza perplessa. Anche io oggi penso che torneremo in azienda e sicuramente non potremmo rassicurare i lavoratori, perché io penso che decidere di vendere un altro pezzo di questa società sia un errore, sia proprio sbagliata come tipo di strategia. E concludo sulla questione dell'incontro di oggi, dell'eventuale tavolo permanente. Guardate, io penso che noi, lo diceva qualcuno prima, lo voglio dire anch'io, noi non abbiamo bisogno di intermediari. Noi siamo le organizzazioni sindacali che rappresentano le lavoratrici e i lavoratori, siamo già noi degli intermediari, no? Quindi noi abbiamo bisogno di interlocutori, abbiamo fatto la richiesta di incontro come confederazione perché pensiamo che il problema che oggi riguarda questa società è un problema che riguarda la società nella sua interezza e nella sua completezza. Ecco perché i confederali hanno fatto questa richiesta di incontro, perché siamo preoccupati, perché l'annuncio della vendita, noi non sappiamo se si venderà a un privato o meno, ragionevolmente pensiamo che si andrà in quella strada perché non abbiamo oggi informazioni che si fa un percorso diverso con un'altra società pubblica del territorio, e quindi è chiaro che le nostre preoccupazioni sono tutte quelle che ho detto. Che fine fa quindi questa società il giorno dopo che si vende? Questo è. Grazie, ho concluso. Bene, allora, vista l'ora, direi di fare il punto per la chiusura della commissione. Allora, intanto io vi ringrazio davvero per la vostra presenza oggi, ma più che altro per il contributo concreto e fattivo che ci avete portato. È emerso chiaramente che voi più di tutti avete e siete il polso della situazione. Da quello che è emersa una realtà completamente diversa da quella che ci è stata rappresentata nel corso di queste commissioni bilancio. Vi assicuro che se ne sono svolte parecchie, durante le quali, come i commissari nei loro interventi vi hanno illustrato, in realtà c'era stato posto tutta una serie di situazioni dove i lavoratori, comunque stimolati da questo continuo anche cambio lavorativo, anzi ci è stato illustrato che molti di questi sono, diciamo, stati sottovalutati rispetto alle loro capacità, quindi finalmente evoluti, diciamo, nella loro attività, ma non solo, quindi anche situazioni sicuramente rappresentate in maniera diversa da come voi invece ce le state rappresentando. Quindi direi che la commissione di oggi forse ha davvero aperto gli occhi all'azienda sulla situazione reale, ma più che altro anche alla parte politica che è qui presente. Spero, mi auguro quantomeno questo. La commissione di oggi non è servita, nel senso che uscite di qua dicendo non è cambiato nulla, vero? Infatti io auspico che dalle parole si passi ai fatti, perché oggi, diciamo, in questo tavolo di confronto, perché poi questo è stato, e vi ringrazio di nuovo per questo confronto che c'è stato, io mi auguro che invece chi era qui oggi vi abbia ascoltato veramente e sia pronto a darci delle risposte concrete. Io mi impegno sin d'ora come presidente della commissione, e credo di farmi portavoce anche dei commissari qui presenti e di quelli collegati, a convocare un'altra commissione, ma attenzione, non come tavolo permanente, perché concordo anch'io che alla fine il tavolo permanente sia utile ma serva poco, ne basterebbe uno con delle risposte concrete a quello che voi avete chiesto oggi. Voi oggi qui avete fatto delle domande ben precise, avete segnalato dei problemi ben precisi rivolti relativi ai lavoratori e al futuro dell'azienda, e noi vogliamo insieme a voi, noi come consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza, perché questo è emerso, vogliamo avere delle risposte concrete. La Presidente, l'Ingegner Franzino, come vi ho detto, ci ha dato la sua disponibilità a partecipare a prossime commissioni qualora queste si svolgessero nella giornata di giovedì. Vi ho già detto che è mia intenzione convocare un'ulteriore commissione alla presenza di Amagambiente, quindi il Presidente Bourbon, però con argomento all'ordine del giorno le risposte alle vostre domande, perché sarà completamente inutile ritrovarci e andare a ridirci le stesse cose. Direi che oggi siamo qui dalle 9 all'1 a parlare di fatti concreti, presente la parte politica, presente la parte aziendale. Vogliamo, volete delle risposte da poter dare ai lavoratori e da poter
poter dare all'esterno di questa commissione. Quindi io auspico e spero che la commissione di oggi sia stato un primo momento, ma che di questo non ne debbano susseguire altri, ne basta uno concreto e fattivo. Ci faremo portavoce, io come presidente, delle vostre esigenze. Le vostre richieste, ripeto, sono state precise e quindi se siete d'accordo ci riconvocheremo, io mi farò portavoce di quanto avete detto con la Presidente e con le parti aziendali e ci riconvocheremo al più presto per avere delle risposte concrete a quanto avete chiesto. Questo è l'impegno della Commissione Bilancio richiesta dai commissari e quindi vi ringrazio per l'incontro di oggi, la vostra presenza, ringrazio anche tutti i commissari e consiglieri collegati, l'assessore che comunque ci hanno ascoltato, l'argomento è serio, problematico, richiede delle risposte al più presto. Grazie. Chiudo commissione alle 13:11.